Allora, benvenuti in questo workshop. È una, diciamo, una giornata di formazione che inizialmente avevamo previsto come formazione interna del Fab Lab, poi ci è sembrato bello aprire anche questa formazione a tutti gli iscritti o futuri iscritti del Fab Lab. Oggi parliamo di Python. Quindi vedremo un'introduzione a questo linguaggio di programmazione e lo useremo anche per una piccola introduzione al machine learning. Il machine learning è un campo molto molto vasto, noi ne assaggeremo un pezzettino con degli esempi abbastanza semplici. È una materia molto complessa, però si possono fare delle cose interessanti anche già con poco, senza avere... Sì. Quindi si possono fare anche cose interessanti, poi le vedremo. Spendo prima due parole sul luogo in cui siete. Siamo in un Fab Lab, Open Dot è un Fab Lab, che è fondamentalmente è un centro dove si fa ricerca, dove si fa sperimentazione, dove si fa innovazione. Il Fab Lab, per chi non conosce bene questo termine, è un laboratorio di fabbricazione digitale, quindi come vedete attorno a voi ci sono dei macchinari che potreste o meno conoscere, quindi stampanti 3D, macchine per il taglio laser, frese a controllo numerico, sono tutti strumenti tipici di un Fab Lab. Oltre all'uso di questi macchinari per la prototipazione rapida, il Fab Lab di solito è contraddistinto dalla cultura maker, quindi una cultura che si propone di avere un approccio rapido, un approccio anche molto aperto nei confronti della prototipazione, soprattutto in termini di condivisione con gli altri, quindi questo è uno spazio pubblico a tutti gli effetti, in cui gli utenti sono assolutamente invitati a partecipare a tutte le attività. Open Dot, questo Fab Lab, è stato fondato da DotDotDot, che è uno studio di progettazione multidisciplinare. DotDotDot è di solito oltre quella parete, si trovano le scrivanie dove si fa più, diciamo, progettazione. Noi come DotDotDot progettiamo exhibitions, progettiamo sistemi di interazione. E ci occupiamo anche molto di service design. Quindi Open Dot è stato fondato da DotDotDot principalmente perché all'inizio si voleva iniziare a sperimentare, a costruire dei prototipi che magari all'esterno sarebbero stati molto costosi, molto laboriosi, ci voleva magari anche del tempo per ottenerli. In questo modo DotDotDot aveva diciamo, un posto in cui poter sperimentare liberamente e già che c'era ha deciso di rendere questo spazio pubblico. Quindi OpenDot è un luogo del fare in cui si utilizzano estensivamente macchinari ma anche strumenti tradizionali. Non so se avete visto all'ingresso, qui c'è il reparto falegnameria. C'è una fresa a controllo numerico, ma poi abbiamo tutti i macchinari tradizionali per l'uso per la lavorazione del legno. C'è un laboratorio di elettronica, che è quella postazione lì, dove c'è tutta la componentistica, stazione di saldatura, eccetera, eccetera. Insomma, è un luogo dove si fa molto, sia usando metodi, diciamo, più tradizionali che metodi più innovativi, quindi con metodi che prevedono l'uso di macchinari digitali. Ed è un luogo dove si fa molta formazione. Gli eventi come questo di oggi non sono isolati, anzi, noi facciamo spesso workshop come questo, ma facciamo anche dell'open talk, abbiamo fatto anche delle summer school. Insomma, ci piace molto ed è anche molto nella filosofia maker. Condividere la conoscenza e quindi organizzare questo tipo di eventi. Oltre a fare i nostri progetti interni e oltre ad avere, insomma, i rapporti con chiunque voglia venire ad usufruire degli spazi, facciamo anche dei lavori per
insieme a delle realtà, organizzazioni, anche società private, insomma, abbiamo collaborato con enti pubblici, abbiamo collaborato con scuole, con centri di ricerca, insomma, siamo molto aperti alla sperimentazione anche in ambiti di progetto che poi sono dei progetti che hanno una, diciamo, un'applicazione vera e propria, anzi, ne abbiamo parecchi in corso. E quello che contraddistingue i Fab Lab, credo anche un po' nello specifico il nostro, Pendot, è la presenza di figure molto diverse tra di loro. Quindi qui dentro ci sono designer, ma ci sono sviluppatori come me, ci sono architetti, insomma, c'è una comunità molto ampia con know-how molto diversi tra di loro che messi insieme ci forniscono tutte le competenze necessarie per portare avanti dei progetti come quelli che facciamo qui dentro. Quindi si va diciamo, dalla progettazione pura, dalla user experience di un'interfaccia alla, diciamo, la prototipazione, alla costruzione di una bicicletta per bambini disabili. Non so se l'avete vista all'ingresso, è appesa lì sopra, dall'altra parte, scusate, poi la vedrete quando uscirete. Per fare queste cose, appunto, c'è bisogno di figure con professionalità diverse. E questo luogo vuole essere anche un posto in cui si accentrano e si concentrano, diciamo, professioni e conoscenze molto diverse tra di loro. Questo è vero anche con chi collabora dall'esterno, quindi quando noi facciamo dei progetti, li facciamo di solito seguendo la filosofia del co-design, quindi non siamo mai da soli a definire come deve essere fatto un prototipo, un'installazione, un progetto qualunque, ma la facciamo sempre in condivisione con il cliente o comunque chi si interfaccia con noi. Faccio un esempio: questa è la bici di cui vi accennavo prima. La bici di Lorenzo, lui è un bambino con delle gravi disabilità, con dei gravi deficit cognitivi e motori. Questa bici è stata realizzata con l'aiuto di terapisti che lo seguono giornalmente, che sanno quali sono le sue problematiche, sanno come lui si muove, di cosa ha bisogno per stimolare la sua attività fisica, e quindi questo prodotto è un classico esempio del risultato di un processo di co-design. Quindi noi mettiamo a disposizione il nostro know-how, però ovviamente abbiamo bisogno di capire quali sono le esigenze e collaborare a stretto contatto con chi ha conoscenza di queste tematiche. Ok, fine introduzione. Passiamo agli obiettivi diciamo, della formazione di oggi. Come vi dicevo, faremo un'introduzione al linguaggio di programmazione Python. Non so se qualcuno di voi l'ha mai usato. Alzate la mano se l'avete usato. Ok, Io bene. poco. Qualcuno c'è? Chi più, chi meno? Bene. Quindi vedremo un po' com'è fatto questo linguaggio, cosa lo distingue dagli altri linguaggi, perché usare questo linguaggio e non un altro. Dopodiché, dopo aver visto anche qualche esempio su come si può usare, su quali sono i costrutti, eccetera, eccetera, avremo anche una breve introduzione al machine learning. Quindi introdurremo dei concetti generali, cos'è il machine learning, a cosa serve, quali sono gli step per portare avanti un progetto di machine learning, e dopo vedremo tre esempi pratici, quindi metteremo le mani nel codice e inizieremo a capire come Python può essere usato per il machine learning. Se non l'avete ancora fatto, probabilmente no, dovreste scaricare da quel link che vedete sugli schermi una cartella che contiene dei dati d'esempio che useremo per gli algoritmi, e c'è anche già il codice che useremo oggi. Poi magari ci sono anche delle pennette in giro se le volete. Ok, quello che era nella pelletta. Credo di sì, c'è una cartella data, poi ci sono tre file.py, dovrebbe essere tutto lì. Ok. Va bene.
Dunque, iniziamo a vedere un po'. Sì, scusate, questo è simpatico fino a un certo punto. Come? Ah, ok. Quindi iniziamo a capire cos'è Python, iniziamo a giocarci. Python, questa è una definizione abbastanza standard da Wikipedia, diciamo, è un linguaggio di programmazione non tipizzato, interpretato e multiparadigma. Detta così, è un po' criptica, soprattutto per chi non ha esperienze nello sviluppo. Quindi adesso vi spiego un attimo cosa vogliono dire questi termini. Una cosa molto importante da dire, che invece è abbastanza comprensibile, è che è stato concepito per essere idoneo a più tipi di applicazioni, quindi può servire in molti ambiti per fare molti tipi diversi di applicazioni, e soprattutto è stato progettato per essere facilmente leggibile. Dunque, iniziamo a capire cosa significa se un linguaggio è tipizzato o non tipizzato. Qui vedete una schermata con una parte sinistra e una parte destra. Sulla parte sinistra c'è un esempio scritto in C++, che è un linguaggio di programmazione diffusissimo, con una storia molto lunga di sviluppo. Sul lato destro avete un esempio scritto in Python. Qui stiamo dichiarando delle variabili, cioè stiamo dichiarando delle aree di memoria in cui vogliamo tenere memorizzato un valore. Cosa succede in C++? Supponiamo di voler inizializzare una variabile che vogliamo chiamare myNum e ci vogliamo mettere dentro il valore 5 in modo che rimanga in memoria. Adesso su C++ voi dovete definire per forza di cose che in quella variabile ci andrà un numero intero. Quindi se vedete questa int vuol dire semplicemente creami una variabile di tipo intero che è uguale a 5. Lo stesso vale per gli altri tipi di variabili che volete istanziare. Quindi se volete istanziare un numero float, cioè un numero decimale, un numero con una virgola, dovete scrivere float, myFloatNum e poi mettete il valore. Stessa cosa per un carattere, stessa cosa per un booleano che non è nient'altro che una variabile che è vera o falsa, quindi ha solo due possibili valori, true o false. E anche per la stringa dovete sempre mettere la parola chiave string per definire myText come una variabile di tipo string. Questa cosa in Python non è necessaria. Quindi quando noi in Python dichiariamo delle variabili, possiamo semplicemente dichiararne il nome, myNum, e assegnargli un valore. Si può già notare sul discorso leggibilità che mentre su C++ avevate un punto e virgola finale su ogni riga, su Python non c'è, non è necessario. E questa è una delle agevolazioni che hanno pensato gli sviluppatori di Python per rendere il codice in generale più leggibile e meno pesante in termini di lettura. Poi, cosa significa che Python è un linguaggio interpretato? Dunque, i linguaggi di programmazione si possono dividere in due categorie principali, che sono i linguaggi compilati e i linguaggi interpretati. I linguaggi compilati come C++, come lo stesso C, come non so, altri linguaggi compilati, al momento non me ne vengono, però insomma ce ne sono. Cosa succede? Quando viene scritto un programma, per eseguirlo, bisogna fare in modo che questo programma sia compilato per ogni tipo di piattaforma su cui viene eseguito. Quindi, se noi vogliamo eseguire il programma scritto in C++ su una macchina Windows con un processore Intel, dovremo compilare il nostro programma nello specifico per quella macchina lì. Se vogliamo eseguirlo su una macchina con processore ARM e con sistema operativo Linux, dobbiamo compilarlo specificamente per quel tipo di macchina lì. Quindi
Questo perché? Perché quando un programma viene compilato, viene tradotto in linguaggio macchina. Il linguaggio macchina ovviamente cambia in base alla macchina. Cosa comporta questo? Comporta da un lato che abbiamo delle performance migliori. Difatti C++ è uno dei linguaggi di programmazione più performanti che ci sono attualmente. Tutti i giochi, ad esempio, che sono delle applicazioni molto molto complesse, che richiedono molte risorse, tipicamente sono scritte in C++. Quindi performance molto migliori rispetto ai linguaggi interpretati, però abbiamo il problema che prima di essere eseguito dobbiamo compilare i nostri pacchetti per ogni singola piattaforma, e questa è una cosa che può essere un po', diciamo, un po' lenta, un po' macchinosa. I linguaggi interpretati invece hanno un interprete, appunto, che è un componente aggiuntivo del linguaggio di programmazione. E cosa fa questo interprete? Prende in tempo reale il codice che voi lo avete scritto, lo legge riga per riga e lo traduce in linguaggio macchina in tempo reale. Questo cosa comporta? Che se voi sulla macchina avete installato l'interprete, a voi non interessa compilare il vostro programma, perché ci pensa l'interprete. Quindi il codice ve lo portate così com'è su un qualunque tipo di architettura, su un qualunque tipo di sistema operativo. Se su quel sistema operativo c'è installato l'interprete Python, potete stare sicuri che questa cosa gira. E quindi c'è un grande vantaggio di portabilità del programma. Ci sono altri vantaggi, ad esempio il fatto che Python non sia tipizzato, quindi non sia necessario dover dichiarare i tipi, deriva dal fatto che Python è un linguaggio interpretato. Okay? Lo svantaggio è che abbiamo delle performance peggiori, perché ovviamente c'è lo step di interpretazione che viene eseguito in tempo reale, che quindi rallenta rispetto ad eseguire un codice già compilato per quella macchina specifica. Non ho preparato una slide sul multiparadigma, però fondamentalmente vuol dire che Python può essere usato con vari stili di programmazione. Non so se avete mai sentito parlare. Sì, dimmi. Non che io sappia, mi sembrava di aver visto qualche progetto che faceva qualcosa di simile. Però non saprei dirti esattamente quanto sia affidabile quel tipo di solito Python si usa come linguaggio interpretato, è così. Dicevo, sul multiparadigma, non so se avete mai sentito parlare di programmazione oggetti, o non so, ad esempio, programmazione funzionale. Sono tutti paradigmi di programmazione diversi, pensateli come degli stili. Okay, che permettono di fare cose un po' diverse tra di loro. Python, che inizialmente era stato pensato come un linguaggio di scripting, quindi di task semplici, slegate da programmi molto più complessi, via via ha inglobato anche questi altri stili, questi altri paradigmi di programmazione, quindi ad oggi è un linguaggio di programmazione molto molto completo che vi consente di fare davvero tante tante cose. Ad esempio, sui principali utilizzi abbiamo lo sviluppo web, non come sviluppo di siti, perché i siti di solito si sviluppano con HTML, CSS, JavaScript circa, ma per quanto riguarda il back-end, quindi tutta la parte di interfacciamento con delle basi di dati, con magari dei server, e quindi quando qualcuno da un sito richiede delle informazioni ad un server, potrebbe esserci un framework come Django o Flask, che sono dei framework specifici scritti in Python, che prendono delle informazioni da un database, gestiscono la richiesta e in base a quello che richiede l'utente ritornano indietro dei dati idonei alla richiesta. E Python in questo ambito è davvero molto molto usato. Poi abbiamo la scienza computazionale, quindi in ambito scientifico Python
insieme a MATLAB credo che sia fondamentalmente il più usato. E ci sono davvero tante tante librerie a carattere scientifico, quindi passiamo dall'ambito della matematica alla statistica, algebra, fino a materie scientifiche più particolari, la biologia, l'astronomia. Abbiamo davvero tantissime librerie che aiutano gli scienziati in calcoli anche di una certa complessità. Come vi dicevo prima, scripting. Quindi per scripting si intendono dei pezzi di codice che svolgono attività di supporto, comunque che sono delle automazioni su operazioni singole, che però a volte sono molto utili. Ad esempio, non so, avete mai sentito parlare di scraping? Lo scraping consiste nel andare su dei siti in maniera automatica, quindi non è un essere umano ad andare sul sito, ma è un bot scritto in Python, che prende delle informazioni e le salva magari su un database. Quindi non so, se vogliamo monitorare il prezzo di un prodotto su Amazon, invece che farlo manualmente, programmiamo uno scraper che va ogni minuto su Amazon, prende il prezzo del prodotto e lo salva su un database. Questa attività è tipica di un linguaggio come Python. E infine abbiamo il machine learning, che è quello che ci interessa oggi, e anche qui Python è uno in assoluto dei linguaggi più utilizzati, insieme a C++. Poi C++ ovviamente ha dei vantaggi di performance, come dicevamo prima, c'è da dire che Python è molto molto più leggero da scrivere, anche da leggere, quindi non è un grosso problema. E anche qui abbiamo diverse librerie che ci supportano nello sviluppo di programmi legati al machine learning. Ritorno un attimo sulla leggibilità e sulla comprensione. Questo è un esempio di Hello World. Ciao. Hello World è il classico programma che si scrive ogni volta che ci si approccia ad un linguaggio di programmazione, quindi semplicemente stampare a console Hello World. Okay. Quello a sinistra è l'esempio in C++, quello a destra è l'esempio in Python. Adesso la prima cosa che viene subito all'occhio è il numero di righe. In C++ ne abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, in Python 2, okay, di cui una è un commento, quindi una riga che non viene effettivamente eseguita, serve solo a chi sta sviluppando per prendere degli appunti, per annotare qualcosa. Okay. Quindi già da qui vedete che c'è una certa differenza. Poi se vedete in C++ alcune dichiarazioni sono anche abbastanza criptiche. Insomma, mentre a destra su Python abbiamo print hello world, che è insomma abbastanza leggibile anche da qualcuno che non è uno sviluppatore. A sinistra abbiamo cout, apice sinistro, hello world, che è decisamente meno comprensibile. E un'altra particolarità che ha Python sulla leggibilità è di voler assomigliare il più possibile ad un inglese molto semplice. Quindi abbiamo già detto che non c'è il punto e virgola alla fine delle istruzioni. Se vedete il secondo commento, sotto il secondo commento c'è una condizione, quindi stiamo controllando che la variabile A non sia none, quindi non sia nulla, e vedete che è fondamentalmente una frase in inglese, if A is not none. Okay. E l'ultima grande caratteristica di Python, un po' odiata, un po' amata, io l'apprezzo molto sinceramente, è che per definire dei blocchi di codice si usa l'indentazione. Se avete visto prima su C++, c'è int main e poi viene aperta una parentesi graffa. Queste parentesi graffe di apertura e di chiusura delimitano la funzione main. Nel caso di Python, invece, non si usano le parentesi graffe, ma si usa l'indentazione. Quindi tutto quello che c'è dopo for elm in my list ed è indentato a destra fa parte del ciclo for. Tutto ciò che è indentato a destra di questo if qui fa parte del
dell'esecuzione del ciclo if. Quindi è un linguaggio che costringe gli sviluppatori a scrivere del codice leggibile. Di nuovo, qualche magari chi è più old school non apprezza molto, preferisce mettere le parentesi graffe e poi indentarsi il codice un po' come gli pare. Però c'è da dire che, soprattutto anche per chi si approccia magari le prime volte e legge del codice, questa cosa secondo me è molto molto comoda. Dubbi fino a qui? Tutto chiaro? Viste tutte queste caratteristiche, Python ad oggi è uno dei linguaggi più utilizzati in assoluto. Se vedete, questa è una classifica che è presa da un survey di Stack Overflow. Chi è che conosce Stack Overflow? Ok, sapete, Stack Overflow è una piattaforma in cui sviluppatori frustrati scrivono i loro errori e aspettano risposte dal cielo. Di solito arrivano. E Stack Overflow ogni anno fa un survey, quindi chiede ai propri utenti che linguaggio utilizzate, cosa vi piacerebbe sperimentare, con cosa lavorate, eccetera, eccetera. Dal survey del 2019 è uscito fuori che Python è il quarto linguaggio più utilizzato. I primi tre, in realtà, sì, JavaScript è effettivamente un linguaggio di programmazione ormai, anche se fino a qualche anno fa era usato solo per il web, adesso in realtà si usa un po' per tutto. HTML e CSS non è che siano dei veri e propri linguaggi di programmazione, anzi, praticamente non lo sono affatto, servono solo a definire delle pagine, dei fogli di stile, dei contenuti web. SQL è un database, non è che ci si possono fare programmi, serve a prendere e scrivere informazioni su un database, quindi a parte questo non ci si può fare nulla. Quindi vedete che Python tra i linguaggi di programmazione è, se non il primo, sicuramente è il secondo più usato. E anche tra quelli più amati, vedete che è il secondo dopo Rust. Rust è una specie di C++, con le stesse performance di C++, ma una sintassi un po' più in grazia di Dio. E poi a scendere tutti gli altri. Se volete, qui c'è tutto il survey. Se volete, tra quelli più odiati, adesso non mi ricordo cosa c'era, potrebbe. Quelli più odiati, vabbè, ce ne sono alcuni. Questo era il linguaggio di Apple per scrivere le app prima che arrivasse Swift. Assembly, ci credo, è praticamente linguaggio macchina. C e PHP sono anche molto giustificati. E poi, vabbè, a scendere tutti gli altri. Vabbè, curiosità. Ok. Bene, quindi diciamo che Python, anche per chi è alle prime armi, è un ottimo strumento, perché se poi un giorno continuerete ad usarlo, magari anche a livello professionale, state sicuri che di lavori ce ne sono a palate. Poi ovviamente se volete iniziare con qualunque altro linguaggio, liberissimi. Ok. Iniziamo a vedere un po' come si programma in Python. Iniziamo dai tipi di variabili che possiamo definire, lo stavamo già vedendo un po' prima, e gli operandi che possiamo applicare a queste variabili. Iniziamo con i numeri. La definizione di una variabile ormai avete già capito, nome della variabile uguale valore. Per le operazioni sui numeri abbiamo ovviamente tutte le operazioni matematiche. Quindi addizione, sottrazione, divisione, moltiplicazione. Ce ne sono anche altre che magari oggi non vedremo, forse più avanti ne vediamo un'altra, però insomma queste sono quelle fondamentali. E anche se Python non è un linguaggio tipizzato, lui sa comunque istante per istante cosa c'è dentro una variabile, quindi sa se c'è un intero, sa se c'è un numero a virgola mobile, quindi un decimale, sa se c'è una stringa, così via. Quindi voi non dovete dichiararlo, però dovete stare attenti, perché se fate un'operazione
non so, di moltiplicazione tra un numero e una stringa, Python vi dà errore perché ovviamente non sa come comportarsi. Quindi attenzione perché il fatto di non dover definire il tipo di una variabile non significa che poi possiate farci qualunque cosa. Dovete comunque stare attenti quando fate le vostre operazioni che ad esempio una moltiplicazione venga fatta tra due numeri. Poi i numeri possono essere un intero e un numero a virgola mobile, però devono essere numeri. Quindi per convertire da un tipo di valore ad un altro, ad esempio in questo caso da stringa a numero, ci sono delle funzioni apposite. Quindi qui stiamo dichiarando la variabile a come uguale a 10. Vedete che 10 lo abbiamo scritto con gli apici perché è una stringa, e da stringa viene convertito a intero tramite il comando int. E lo stesso per float sotto, quindi stiamo convertendo la stringa 3,14 nel numero decimale 3,14. Ok. Per le stringhe abbiamo, la dichiarazione l'avete già vista, in questo caso il più indica una concatenazione di stringhe. Quindi semplicemente se fate stringa 1 più stringa 2 avrete le due stringhe una dopo l'altra attaccate. Possiamo anche prendere un pezzo di una stringa, quindi possiamo prendere solo una porzione. In questo caso avevamo la stringa S3 che era uguale a ciao mondo, gli stiamo dicendo di prendere solo le lettere dalla numero 0 alla numero 4. Python, come la stragrande maggioranza dei linguaggi, inizia a contare dallo 0. Quindi iniziamo dallo 0, 1, 2, 3, 4. Stiamo prendendo la stringa ciao. Ok. Molto semplice. Anche qui stiamo facendo il processo contrario rispetto a prima, quindi stiamo convertendo un numero a virgola mobile in stringa. Quindi vedete che qui non abbiamo le virgolette come prima, qui abbiamo definito un numero, però lo vogliamo in forma di stringa, quindi lo convertiamo. E l'ultimo esempio è una stringa che però può andare su più linee. In questo caso si mette tra tre apici. Questa cosa è utile anche per, non so, se vogliamo escludere dal nostro programma un blocco di codice, mettiamo che abbiamo 20 righe e non vogliamo eseguirle, invece di cancellarle o invece di commentarle una a una, mettiamo tre apici all'inizio, tre apici alla fine e quel pezzo di codice non viene eseguito. Terzo tipo, avevamo detto, i booleani, che servono semplicemente a definire se qualcosa è, se una condizione, se insomma, una variabile possa essere vera o falsa. Quindi abbiamo le due parole chiave true e false. Occhio alla prima lettera maiuscola, perché di solito negli altri linguaggi di programmazione è tutto minuscolo. E le operazioni che possiamo fare sui booleani sono operazioni, beh, si chiamano operazioni booleane, giustamente. Le più usate, diciamo, sono l'AND, che controlla che entrambi i valori siano uguali a true. Quindi se A è true e B è true, allora anche C sarà true. In questo caso, siccome A è true e B è false, C sarà uguale a false. Perché l'AND prevede che siano verificate tutte e due le condizioni. Poi c'è l'OR che indica che una sola delle due condizioni debba essere verificata, quindi in questo caso stiamo mettendo in OR A e B, una delle due è uguale a true e quindi anche C è uguale a true. E poi c'è la negazione, quindi se neghiamo una variabile gli assegniamo il valore contrario, quindi A era uguale a true, se C è uguale a not A, C sarà uguale a false, okay? Quindi stiamo negando il true, lo stiamo mettendo a false. Queste operazioni si possono anche concatenare. Quindi, ad esempio, qui stiamo definendo una variabile d che controlla che sia vero A e anche che sia vero che una tra le due, tra C e B, sia vera, negato. È un po' complesso, era solo un esempio per far vedere che effettivamente potete
fare dei costrutti molto. Dimmi. Tantissime cose che c'erano in C'è l'Oxor che dovrebbe essere l'or esclusivo, però adesso non ricordo benissimo. L'Oxor funziona come l'or, ma è vero se tutte e due le variabili sono false. Quindi hai false, false, true. False, true, false, true, false, false, true, true, true. Non mi ricordo benissimo. Comunque sì, ci sono gli operatori booleani, ce ne sono altri almeno due, tre, tra cui l'Oxor che era l'or esclusivo. Però diciamo che per oggi ci accontentiamo di vedere AND or sì, l'Oxor, ma boh, io non l'ho mai visto, però l'ho studiato, ma poi è finito in un cassetto, dimenticato per sempre. Occhio, perché ci sono alcuni valori degli altri tipi che sono equivalenti a false. Ad esempio, il numero 0 viene trattato come un false. Una stringa vuota viene trattata come false. Il valore none, che sta per indicare una variabile nulla, viene trattato come false. Mentre un numero diverso da 0 è true. Ok? Io ho messo 1, ma anche 30.024 è true. Cioè, qualunque numero diverso dallo 0 è true. Lo 0 è false. E una qualunque stringa è true. Ok? Poi, qui andiamo su tipi di dato un po' più complesso. In questo caso vediamo le liste. Non so se avete già esperienze con altri linguaggi, però sono l'equivalente dell'array fondamentalmente. Quindi è un elenco di valori e una delle caratteristiche di Python è che questi valori possono essere eterogenei, quindi voi in una lista potete mettere un intero, un booleano, una stringa e non c'è nessun problema, mentre in linguaggi come C++, se voi definite un array con un array di interi, lì dentro ci potete mettere solo numeri interi, ok? Le liste di Python sono eterogenee, quindi una lista si inizializza con delle parentesi quadre. Se la lista la inizializziamo vuota, non mettiamo nulla dentro le parentesi quadre. Dopodiché a questa lista possiamo appendere o pushare in altri linguaggi, però in Python si usa append, possiamo inserire dei valori nuovi. Quindi la inizializziamo vuota, dopodiché appendiamo il numero 42, poi inseriamo la stringa testo. Se vogliamo unire due liste, possiamo o usare il comando extend oppure usare semplicemente il più. Quindi il più in questo caso indica una concatenazione di liste. Quindi tutto quello che abbiamo fatto finora è uguale a definire una lista come 42 testo true false. Anche qui per prendere delle sottoliste possiamo usare gli indici esattamente come facciamo con le stringhe. Questo perché effettivamente sia le stringhe che le liste appartengono a una classe di dati che si chiama iterable, quindi degli iterabili. Qualunque oggetto sia iterabile ha questa possibilità di essere suddiviso in pezzi usando gli indici. Ok? Ultima struttura dati che vediamo sono i dizionari. I dizionari sono delle mappe di valori che sono contraddistinte da una chiave. Quindi sono simili alle liste, ma in realtà hanno la particolarità di avere delle chiavi identificative per i valori. Quindi noi qui stiamo inizializzando un dizionario in cui mettiamo due valori, Mario e Rossi. Questi valori sono identificati da una chiave, che sono nome e cognome. Se vogliamo aggiungere
una coppia chiave valore, possiamo referenziare il nostro dizionario, inserire la chiave che vogliamo e dargli un valore. Se invece di aggiungere una coppia chiave valore vogliamo leggere un valore, ci basta leggere la chiave che è di nostro interesse. Ci sono poi due metodi abbastanza utili che sono dizionario.keys e dizionario.values, che servono a prendere rispettivamente solo le chiavi o solo i valori di un dizionario e a metterli dentro una lista. E infine, per cancellare una chiave da un dizionario, possiamo usare del e chiave. Chiaro? Liscio? Ok. Se qualcuno usa JavaScript, non so se avete esperienza, ok? Se usate JavaScript noterete che sono fondamentalmente uguali a liste e oggetti della notazione JSON, che è un formato dati che si usa con JavaScript, è molto usato nel web, fondamentalmente è la stessa identica cosa, ok? Cambia niente. Una particolarità di liste e dizionari è che si possono combinare tra loro e si possono combinare tra loro indefinitamente. Quindi voi potete fare un dizionario con dentro delle liste, una lista di dizionari, potete fare una lista di dizionari con dentro un'altra lista e ogni lista dentro dei dizionari. Potete combinarli come volete, ok? E questa cosa in realtà è uno dei vantaggi sempre dei linguaggi interpretati ed è estremamente utile per definire delle strutture dati anche molto complesse senza stare a impazzire sui tipi, senza stare a impazzire su strutture rigide. È una struttura molto molto flessibile che potete usare per quello che vi serve, per descrivere, di solito per descrivere dei dati, delle informazioni. Quindi qui ad esempio stiamo inizializzando un dizionario. C'è una chiave figli che ha come valore una lista. A questo dizionario possiamo aggiungere una chiave agenda che ha dentro una lista e dentro questa lista ci sono due dizionari. Ok? Quindi potete complicarvi la vita a piacere e comunque avere diciamo delle strutture dati davvero agili per descrivere i vostri dati. Ok, direi iniziamo a giocare un po' con il codice. Avete tutti Spider? Riuscite ad aprirlo? Tu ancora niente? Però questi qui forse puoi provarli anche con Visual Studio. Con Visual Studio Code puoi provarli, tanto sono. Non carichiamo ancora librerie tipo NumPy, eccetera, quindi secondo me va. Ah, ok. Sì, per questa prima parte sì. Dopo sarà difficile. Ok, questo è l'IDE che usiamo oggi. L'IDE sono gli editor di testo in cui scrivete i vostri programmi. Questo è specifico per scrivere programmi in Python ed è in realtà molto specifico per l'ambito scientifico. A sinistra qui potete scrivere il vostro codice. Qui poi vedremo che c'è un riassunto delle variabili con i loro valori e qui c'è un interprete di Python in tempo reale. Quindi se qui scrivo print ciao, okay, lui effettivamente segue il comando. Se noi inizializziamo una variabile, quindi d uguale 5, vedete che qui su Variable Explorer compare la nostra variabile, ci dice che è di tipo int, che ha grandezza 1 e che vale 5.
Con MATLAB, esatto. Per chi ha esperienze con MATLAB, è fondamentalmente è un editor che va incontro agli utenti di MATLAB per dargli un ambiente confortevole e non fargli sentire il peso di cambiare linguaggio, non fargli entrare in panico. Ok. E qui possiamo vedere un po' tutte le cose che abbiamo visto prima, quindi possiamo istanziare una lista e metterci dentro un numero, testo, booleano. Ok. Qui avremo tipo list, grandezza 3 e qui i nostri valori. Ha un comando utile che non vi ho detto prima per sapere la lunghezza di una lista, si usa il comando len. Quindi len l ci dice che la nostra lista è lunga 3 elementi. Se vogliamo prendere una porzione della nostra lista, se vogliamo prendere solo il primo elemento, possiamo scrivere L da 0 a 1 e lui ci dirà 42. Vedete che il risultato di questa operazione è comunque una lista, anche se è un singolo valore. Noi stiamo prendendo una sottolista, poi non sa, cioè. Indipendentemente dal numero di elementi che ha questa sottolista, sarà comunque una lista a sua volta. Probabilmente, non so se si può fare, ma se prendiamo L che va da 0 a 0, se me lo fa fare, dovrebbe darci una lista vuota. Ok. E possiamo verificare anche quello che dicevamo prima, quindi possiamo controllare che un array vuoto sia uguale a false. Aspettavo un true. Python. Okay, lo 0 è effettivamente uguale a false. In realtà le altre due mi aspettavo che anche quelle due fossero uguali a true. Ok. Vabbè, niente, cancellate quello che vi ho detto. Quindi non è vero perché dovrebbe dire No. stringa piano vero. Sì. Sì, niente. Scusate. Quindi questa roba qui? No. Cosa dire? Non è vera. Zero e uno sì, ma ne ero abbastanza su quello che sì, esatto. Invece queste altre no. Ok. Probabilmente nella versione 2.7 di Python era così, perché mi ricordo che era assolutamente. Probabilmente la versione 3 hanno tolto questa cosa qui, che effettivamente ha senso. Sì. No, probabilmente sì, hanno cambiato dalla 2 alla 3. Ok. Certezze che crollano. Ok, quindi stiamo giocando un po' con il nostro codice. Proviamo a inizializzare un dizionario. Non so, mettiamo nome open dot. Tipo utenti 3,
sia... No, scusate, ho messo gli uguali, ma in realtà ci fanno i due punti. Ok, se abbiamo scritto la sintassi giusta, ok, adesso in memoria abbiamo la nostra variabile dict. Queste potete anche esplorarle, se non sbaglio, ok. Se ci fate doppio clic vi dice anche nel dettaglio tutte le chiavi, che tipo di valori hanno. Eccetera, eccetera. Quindi, come dicevamo, per leggere, non so, solo il valore della chiave nome, si scrive dict nome e vi restituisce open dot. Ok, questi sono i tipi di dato principali, ce ne sono altri. Ci sono le tuple, ci sono i set, ci sono i byte, ci sono altri tipi di variabili che noi oggi non useremo. Ovviamente spiegarvi Python oggi tutto è un po' difficile, quindi vediamo solo un sottoinsieme che ci serve per fare quello che gli esempi che vedremo dopo. Sappiate che, insomma, c'è dell'altro, c'è molto altro, però insomma come inizio ci accontentiamo. Ok, un'altra cosa che accomuna un po' tutti i linguaggi di programmazione sono i costrutti che controllano il flusso del codice. Banalmente, controlli condizionali, quindi eseguo un pezzo di codice solo se una certa condizione è vera, e questo di solito lo otteniamo con un if, e poi vediamo anche i cicli, che servono semplicemente ad esempio a scorrere tutti gli elementi di una lista, o comunque a ripetere un pezzo di codice n volte. Okay? Quindi con l'if, dicevamo, eseguiamo un pezzo di codice solo se la condizione di quell'if è vera. Quindi vediamo questo esempio molto semplice. Noi dichiariamo una variabile voto uguale a 92. Poi iniziamo a decidere cosa dover stampare. Vogliamo, il nostro obiettivo è stampare una stringa di testo che descriva il voto. Quindi eccellente se è 100, se va tra 90 e 100, ottimo. E giù a scendere, distinto, buono, sufficiente, fine insufficiente. Okay? Quindi quello che facciamo è fare dei controlli a cascata. Voto è maggiore o uguale di 90? Sì. Allora entriamo in questo if. Se voto fosse stato uguale a 60, tutta questa parte qui l'avremmo ignorata. Okay? Perché l'if serve esattamente a questo, serve a escludere o includere dei pezzi di codice a seconda di una condizione. Quindi voto è maggiore o uguale di 90, perché è 92. Voto è uguale a 100? No. Quindi questo print eccellente non viene eseguito. E qui abbiamo un else. L'else serve a fare qualcosa nel caso in cui la condizione non sia verificata. Quindi in questo caso voto non è uguale a 100, però sapevamo che era maggiore o uguale di 90, quindi entriamo qui e stampiamo ottimo. Se il nostro voto fosse stato inferiore a 90, saremmo scesi in quest'altra condizione. Elif, che sta per else if, quindi else if voto è maggiore o uguale di 80, stampa distinto, altrimenti se il voto è maggiore o uguale di 70, stampa buono, e così via. Insomma, avete capito, no? È un controllo sul codice per permettere a pezzi di codice opzionali di essere eseguiti o meno. I cicli for, che sono un altro classico dei linguaggi di programmazione, sono invece dei controlli iterativi, ovvero vi consentono di ripetere un pezzo di codice n volte. Questo n come è definito? Vediamo. In Python, a differenza di altri linguaggi, for di per sé serve solo a scorrere tutti gli elementi di una lista, ad esempio.
Quindi il primo esempio è: noi abbiamo una lista di linguaggi, Java, C++, Python, PHP, e qui definiamo il ciclo for linguaggio in linguaggi, quindi per tutti i linguaggi fai questo pezzo di codice e mettimi nella variabile linguaggio il linguaggio corrente. Quindi noi sappiamo che il linguaggio è lunga 4 elementi, giusto? A dimensione 4. Quindi noi eseguiremo questo pezzo di codice 4 volte. Di volta in volta, dentro linguaggio, ci sarà uno degli elementi. Quindi iniziamo il primo ciclo in cui ci sarà Java, il secondo ciclo in cui ci sarà C++, il terzo ciclo in cui ci sarà Python, il quarto ciclo in cui ci sarà PHP. Poi qui dentro possiamo fare quello che vogliamo. Qui ad esempio controlliamo se il linguaggio attuale è Python, allora aggiungi un cuoricino, altrimenti non ci piace, okay. Quindi abbastanza semplice rispetto ai for di altri linguaggi, in cui la condizione da soddisfare per continuare a far girare il ciclo era un po' più complessa. Se oltre al valore dell'elemento corrente vogliamo anche avere l'indice a cui si trova, dobbiamo aggiungere una parola magica che si chiama enumerate. Usando enumerate, oltre al valore che prendevamo anche prima, possiamo prendere anche l'indice a cui si trova l'elemento. Quindi proviamo a eseguire. Okay. Proviamo a eseguire questo codice, lo copio e incollo brutalmente. Ah sì, perché si chiama indice. Ok, qui stiamo stampando una classifica e ovviamente oltre agli elementi della lista ci serve sapere in che posizione sono nella lista. Quindi oltre al nome del runner di una ipotetica gara di corsa, abbiamo bisogno della loro posizione. Quindi il primo sarà Mario, il secondo Chiara, il terzo Luca, Elsa, Alessia, ok? Qui aggiungo un più uno perché si parte da zero. Quindi se non avessi aggiunto il più 1, avremmo avuto 0 Mario, 1 Chiara, 2 Luca, eccetera, eccetera. Okay. E, altre cose utili da sapere per usare i cicli for? Dimmi. Enumerate ti restituisce. Sì, esattamente. È una convenzione. Lo proviamo. Vediamo. La classifica è già in memoria, quindi facciamo for. Mettiamo un generico A in enumerate classifica. Ci facciamo stampare A. Stampa entrambi, okay? Perché restituisce un'enumerazione. Però se noi spacchettiamo questa A in due valori, allora distribuisce i due elementi separatamente. Io posso accedere a quella lista di me andando a tirare il codice, per esempio print A. Se vuoi, sì. Se vuoi, sì, quella è una tupla. Quindi a vostro piacere, ovviamente così è molto comodo avere già le due variabili definite, separate, eccetera, eccetera. Dicevamo, altre cose utili da sapere sul for: se volete scorrere una lista di numeri, se volete, non so, calcolare, in questo caso stiamo
calcolando il quadrato di tutti i numeri che vanno da 1 a 9. Ovviamente non state lì a farvi una lista di elementi che vanno con dentro 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. C'è un comando che si chiama range che vi crea automaticamente questa lista per voi, dopodiché voi potete farci un po' quello che volete. Questo qui, se ho scritto tutto giusto, vi dovrebbe stampare, ok, i quadrati dei numeri. E un'ultima cosa utile: è possibile anche scorrere con un for su un dizionario. Si mettono semplicemente, si usa il comando items che vi restituisce chiave e valore, esattamente come prima era enumerate, ok? Quindi così voi state scorrendo un dizionario e per ogni ciclo del for avete a disposizione la chiave e il valore dell'elemento corrente. Chiaro? Fin qua semplice? Okay. Bene, bene, bene. Adesso arriva il difficile. No, vabbè, finora continuiamo ancora un po' sul facile. Cicli while sono simili ai cicli for, nel senso che vi consentono di eseguire un pezzo di codice n volte, in questo caso finché non è soddisfatta una condizione. Quindi prendiamo questo esempio. Noi definiamo due variabili, una variabile count e una variabile max. Poi gli diciamo: finché count è minore di max, esegui questo codice qua. Ok, quindi se finché questa condizione è soddisfatta, lui va avanti. Quando questa condizione non è più soddisfatta, quindi è uguale a false, si esce dal ciclo while e si va qui nell'indentazione a sinistra, print il valore finale di count. Secondo voi a quanto arriva count prima che si fermi il ciclo while? Momento trivia. Lo seguiamo. In realtà quell'operazione lì non fa altro che contare da 1 a 40, solo in un modo molto intricato. Però è utile per farvi capire che in realtà con il while non dovete preoccuparvi di sapere quante volte viene eseguito il vostro codice, pensare a cercare di capire quante iterazioni dovete fare. Voi semplicemente mettete la condizione e poi le iterazioni che servono. Potrebbe anche essere che questo ciclo while continui all'infinito. A volte si usa while true, due punti, perché vogliamo che il nostro programma vada avanti all'infinito. Quindi è un costrutto abbastanza utile anche negli usi impropri, e ce ne sono. Ok, altre due cose rapide, poi passiamo al machine learning. Chissà cos'è una funzione o un linguaggio di programmazione? Dai, lo so che lo sapete. Chi non sa cos'è una funzione in un linguaggio di programmazione? Ecco, non vale però. Vabbè. No, infatti, non funziona affatto. Va bene, ve lo dico io, le funzioni sono uno strumento che ci consente di raggruppare un insieme di istruzioni e poi queste istruzioni le possiamo richiamare quando ci serve, ok? Non so, una funzione che calcola il quadrato di un numero. Se noi nel nostro programma abbiamo bisogno più volte di calcolare il quadrato di un numero, anche cose più complesse, insomma, non stiamo lì a riscrivere ogni volta, l'area di un rettangolo, che sono
guarda caso i due esempi che ci sono dopo. Però insomma, ogni volta che dobbiamo rieseguire quel pezzo di codice ci basta richiamare il nome della nostra funzione. Le funzioni accettano 0 o più argomenti in input e danno di solito un risultato in output. Quindi questa è una funzione che controlla se un numero è pari, se è pari ritorna true, se è dispari ritorna false. La definisco con def, nome funzione, argomenti in input. Quindi una volta che l'ho definita posso richiamarla quando voglio. Ad esempio in questo ciclo for ho un range da 0 a 10, per ogni numero da 0 a 10 mi calcolo, controllo che il numero corrente sia pari o dispari. Okay. Un altro esempio di funzione molto semplice: voglio calcolare l'area di un rettangolo, definisco una funzione che fa esattamente questa cosa, prende come input base altezza e ritorna l'area. Okay. Super semplice, però rende l'idea di cos'è una funzione, a cosa serve e come è fatta. Notate che le variabili, gli input possono essere nominati, quindi possiamo darli in base alla posizione con cui vengono richiesti dalla funzione. Qui abbiamo in ingresso prima la base e poi l'altezza, quindi qui scriviamo prima la nostra base e poi la nostra altezza. Se specifichiamo il nome dell'input possiamo anche invertirli, quindi qui gli stiamo dando prima l'altezza e poi la base. Molto bene, ultimissima cosa, i moduli o librerie. Fondamentalmente sono dei file esterni di solito che raggruppano pezzi di codice in cui ci possono essere costanti importanti, non so, il valore di pi greco, funzioni che qualcun altro ha scritto per voi e che vi salvano 10 giornate di programmazione. Insomma, pezzi di codice già fatto che voi potete riusare. Okay. Python ne include già tantissimi nella sua standard library, quindi sono moduli già compresi nella distribuzione di Python. Potete importarli a piacere, ovviamente potete anche importarne di esterni che hanno scritto persone, non so, un collega o librerie famose che vengono strausate come quelle che useremo dopo. O potete scriverne uno voi se volete. Ok? Banalmente prima stavate facendo un import NumPy per vedere che Anaconda fosse installato correttamente, quello lì stavate importando la libreria NumPy. Okay? Questo è un esempio di importazione del modulo mat che è già incluso dentro Python. Una volta che lo avete importato potete usare tutto quello che contiene, quindi potete stampare il valore di pi greco, potete calcolare il seno di pi greco, oppure potete decidere di importare un modulo con un nome specifico. Quindi qui stiamo importando sempre il modulo mat, che è lo stesso identico, ma lo vogliamo chiamare matematica. Okay. Quindi in questo caso si usa as. Oppure potete importare solo dei pezzi specifici di quel modulo. Quindi noi sappiamo che dal modulo mat ci serve solo il valore di pi greco, non ce ne frega niente del seno, il coseno, il valore assoluto, l'esponenziale, il fattoriale, eccetera. Ok, da mat mi importi solo pi. Dopodiché possiamo usarlo direttamente così. Ok, print pi. Chiaro? Scelta si fa scegliere solo le portare da Per alleggerire un po' il pacchetto finale. Quindi se sai che non ti serve tutta una libreria è inutile importarla tutta, piuttosto risparmi un po' in byte e ti importi solo quello che ti serve. Poi in realtà insomma dipende dagli ambiti, se stai programmando su un microcontrollore con una memoria minuscola tipicamente non lo faresti in Python, ci sono dei microcontrollori che si controllano in Python. In quel caso magari stai un po' attento. È comunque buona norma cercare di ottimizzare, poi se importi tutto il modulo mat non è che non ci saranno grandi cambiamenti nella performance. Però sì, vedrete che NumPy lo importiamo proprio, prendiamo tutto.
Molto bene. Dunque, questo se, ok, sì, questo se non sbaglio conclude l'introduzione a Python. Quindi abbiamo un piccolo sottoinsieme di strumenti per usare il linguaggio di programmazione. Avete dubbi fino a qua? Domande? Mirko? A posto. Ok, quindi mettiamo per un attimo da parte Python, entriamo nel meraviglioso mondo del machine learning. Più un punto per chi mi dice il titolo del film. Sì, in realtà numero 5 era il personaggio. Cortocircuito. Ok, quindi machine learning. Se poi da dove la Disney ruba la piccola. Sì, esatto, vuole. Ma proprio a piene mani, proprio a badilato. Ma che c'è da te? Ok, qui ho indegnamente preso la definizione da Wikipedia, però, cioè, nel senso, è così. Cioè, il machine learning è effettivamente lo studio scientifico di algoritmi e modelli statistici che usano i computer per effettuare un task specifico senza usare istruzioni esplicite. Quindi quello che fa il machine learning è cercare di portare a termine delle operazioni basandosi solo su dei calcoli statistici, su dei pattern che vede nei dati, ma senza sapere esattamente come eseguire correttamente il passo per passo quello specifico task. Semplicemente lo deduce dai dati che gli diamo. È un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale, su questo direi che abbiamo poco da obiettare. Quindi di machine learning se ne parla ormai da tanto. La mia tesi l'ho scritta nel 2011 sul machine learning, sono passati 8 anni e comunque se ne parlava già prima, quindi direi che una ventina d'anni buona ce l'ha. Ormai se ne parla davvero tanto, però, no? Se pensate a sistemi come Alexa, come Siri, eccetera eccetera, tutto quel mondo lì è stato possibile svilupparlo solo grazie agli algoritmi di machine learning, e ci sono una marea di ambiti di applicazione. Io qui ne ho messo qualcuno, ma speech recognition, sistemi di pilotaggio autonomi, quindi i famosi Tesla e insomma tutte le sperimentazioni di Uber, eccetera eccetera, filtri anti-spam che ultimamente si fanno con l'intelligenza artificiale, computer vision, che è una branca molto ampia. E noi oggi vedremo degli esempi di computer vision, quindi intelligenza artificiale applicata all'estrapolazione di informazioni da immagini e da video. Questo è il computer vision fondamentalmente. Okay? Natural language processing, quindi cercare di capire il contesto semantico di un testo, sistemi di raccomandazione di musica stile Spotify, sentiment analysis, non so, si usa molto analizzando i tweet per capire se il contenuto di un tweet è allegro, triste, satirico o no, eccetera eccetera. Anche applicazioni molto artistiche, non so se avete mai visto lo style transfer, probabilmente sì, e magari non sapete che si chiama style transfer, ma se avete visto dei video super lisergici un po' da trip ultimamente su se troviamo qualcosa di interessante. Vabbè, questo è un video con un file sorgente con una nuvola di fumo a cui gli si applica però un pattern che è dato da un'immagine. Adesso fare questa roba qui per un videomaker è una roba difficilissima. Con intelligenza artificiale abbiamo la sorgente, ci applichiamo uno stile. Ok, vediamo il risultato calcolato automaticamente. Fine.
quindi tanti tanti ambiti di applicazione, però si parla poco di magari come funziona, giustamente perché è una materia abbastanza complessa. Noi oggi vediamo la punta dell'iceberg, però dietro il machine learning c'è tanta tanta matematica, tanta algebra, tanta statistica, quindi è un argomento anche un po' complesso da approcciare. Anche oggi ci sarà qualcosina di matematica, però insomma nulla di... vi risparmio i dettagli di formule eccetera eccetera, anche perché non me li ricordo neanche io. Quindi iniziamo a distinguere tra tre tipologie principali di machine learning. Ci sono tre famiglie, tre grandi macrofamiglie del machine learning. La prima si chiama unsupervised learning, oppure apprendimento non supervisionato, giustamente. Quindi noi diamo al sistema un dataset, quindi gli diamo in pasto dei dati, non gli diciamo come li vorremmo classificare, gli diciamo semplicemente: questo è il dataset, cerca di organizzarmelo in un modo sensato. Ok? Il computer non sa nulla su questo dataset, deve capire un modo logico, tra virgolette, di organizzarlo, di capire com'è fatto e dargli un senso. Ok? Dopo vediamo meglio cosa significa questa cosa. Nel supervised learning, invece, il sistema viene addestrato, cioè noi gli diamo dei dati che gli servono per capire qual è il problema, per allenarsi sul nostro problema. Quindi mettiamo di voler distinguere, non so, le immagini con un volto umano dalle immagini senza un volto umano. Quello che facciamo è dargli in pasto un dataset con tanti volti, un dataset senza volti, e dirgli: guarda, qui le immagini con i volti sono fatte così, le immagini senza volti sono fatte così. Lui apprende, dopodiché una volta finito l'apprendimento abbiamo un modello statistico che ci consente poi di valutare nuove immagini su cui il computer invece non sa nulla. Quindi c'è una fase di addestramento, dopo l'addestramento, grazie al modello costruito, riusciamo a predire la classe di nuovi input. Okay? Infine c'è il reinforced learning, che è un caso abbastanza interessante, in cui il sistema si migliora da solo perché riceve dei feedback dall'ambiente circostante. Un esempio è, non so se avete letto l'intelligenza artificiale che è diventata campione di Go, che è, ok, quello lì è un caso di reinforced learning, quindi gli si danno le regole del gioco, gli si dà un avversario, in base a come l'avversario risponde, in base al fatto se il computer capisce di perdere o vincere, riaggiusta il suo metodo di gioco. Quindi inizia a capire: ah no, questa strategia è sbagliata, quindi la prossima volta questa cosa la farò così. Quindi piano piano continua a capire qual è la strategia migliore per arrivare al suo obiettivo, finché non trova un percorso ottimale o comunque qualcosa che poi non riesce più a superare in termini di prestazioni. Quindi la sua prestazione massima è l'obiettivo. Non è detto che lo raggiunga, magari può continuare a migliorarsi, ma il problema è talmente complesso che non arriva mai a una soluzione ottima, però può migliorare di volta in volta. Quindi queste sono le tre famiglie principali del machine learning. Oggi vediamo le prime due, quindi vedremo due esempi con l'unsupervised learning e un esempio di supervised learning. Prima di iniziare, un po' di considerazioni su come si fa il machine learning. Ovviamente il machine learning si basa fortemente sul processo cognitivo umano. Quindi, così come noi abbiamo la capacità di distinguere gli oggetti, di categorizzarli, di confrontarli tra di loro,
questo modello è stato riportato sulla versione artificiale dell'intelligenza. E quello che noi facciamo di solito per distinguere due oggetti, grazie, che bello. Quello che di solito facciamo per distinguere due oggetti è innanzitutto capire come sono fatti. Quindi vediamo delle caratteristiche dell'oggetto che lo distinguono da un altro. Se dobbiamo distinguere due frutti diversi, tipo una mela o una banana, iniziamo ad analizzare qual è la sua forma, qual è il colore, qual è la dimensione del frutto, il suo odore, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo delle caratteristiche che descrivono gli oggetti o gli eventi, insomma in generale i campioni che dobbiamo distinguere tra loro. Allo stesso modo, quando dobbiamo iniziare dobbiamo scrivere un programma di apprendimento automatico, ogni campione che deve essere processato va descritto. Ok? Va descritto e il metodo con cui si descrive è un vettore di feature. Vettore, qui potete leggerlo come lista, semplicemente. Okay? È una lista di caratteristiche, che tendenzialmente saranno numeri. Il numero di queste caratteristiche determina la dimensione del nostro vettore, ovviamente, e in generale lo spazio in cui l'algoritmo di machine learning si troverà a lavorare. Quindi prendiamo questa tabella. Ogni riga di questa tabella può essere un vettore di feature. Quindi noi abbiamo Mario che ha 36 anni e ha percorso, non so, il circuito 1 in 182 secondi e il circuito 2 in 202 secondi. Poi abbiamo Chiara che ha 24 anni, tempo 1, tempo 2, Luca, eccetera, eccetera. Età, tempo 1 e tempo 2 sono tre caratteristiche del nostro dataset. Ok? Quindi questo è un vettore di feature che ha dimensione 3. Quando parliamo di dimensioni, potete immaginarvi proprio uno spazio dimensionale, cioè se noi abbiamo tre feature, siamo in uno spazio tridimensionale. Se noi vogliamo vedere in che punto dello spazio si trova Mario, ci basta mettere sull'asse delle x l'età, sull'asse delle y il tempo 1, sull'asse delle z il tempo 2. E sappiamo in che punto dello spazio tridimensionale si trova Mario rispetto a Chiara. Ok? Quindi in questo caso con tre dimensioni avremo una nuvola di punti in 3D. Su uno spazio bidimensionale, ovviamente, avremo un piano X e Y. Ovviamente nulla vieta di avere n dimensioni. Noi ne riusciamo a immaginare tre, ma in machine learning non è raro avere anche centinaia di dimensioni. Ok? Ed è una cosa che a livello logico, algebrico, ha perfettamente senso. Quindi, quello che facciamo ogni volta che abbiamo un dataset è cercare un vettore di feature che descriva in modo sensato per l'algoritmo, il campione in esame. Ok? Questa cosa è importantissima, è molto importante scegliere bene il vettore di feature, perché devono essere feature sensate per descrivere il nostro campione e dobbiamo cercare un po' di ottimizzarlo, perché più il nostro spazio dimensionale, più dimensioni abbiamo, più il problema diventa complesso, più calcoli dobbiamo fare, più è possibile che diciamo il nostro algoritmo non lavori bene. Quindi dobbiamo essere molto attenti quando scegliamo il nostro vettore di feature. Dopodiché, nell'esempio che vedremo adesso, i passi sono questi qui. Abbiamo i nostri campioni, che possono essere dei brani audio, possono essere delle immagini, possono essere dei video, dei testi. Noi oggi lavoriamo con le immagini, però possono essere dei dati letti da un sensore, no? Qualunque tipo di dato digitalizzabile, diciamo. Quindi, dai nostri campioni estraiamo le feature. Mettiamo insieme tutti i nostri vettori di feature in una tabella, esattamente come quella di prima, e applichiamo l'algoritmo di machine learning.
alla fine di questo passo qui avremo il nostro dataset iniziale diviso in un insieme di gruppi probabilmente sensati anche per noi umani. Sicuramente per la macchina, per noi potrebbe avere un senso semantico interessante. Questo riguarda l'unsupervised learning, quindi vedete che qui non stiamo allenando in nessun modo la macchina, gli stiamo semplicemente dando in pasto dei dati e lui da lì cerca di capire come raggrupparli. Nel supervised learning abbiamo invece le due fasi. Abbiamo la fase di training, quindi abbiamo i nostri campioni, estraiamo la nostra matrice di feature, ma ci aggiungiamo delle label, cioè delle etichette. Quindi il campione 1 è una mela, il campione 2 è una banana, il campione 3 è un kiwi. Okay? Gli diciamo già al computer che cos'è quella quel feature vector, che cosa sta descrivendo. Quindi lui apprende, inizia a capire come è fatta una banana, come è fatta una mela, come è fatto un kiwi, e si genera un modello. Una volta che abbiamo il modello, possiamo predire la classificazione per campioni che non sappiamo neanche noi cosa sono. Quindi semplicemente li trasformiamo in vettori di feature, li diamo in pasto al nostro modello e lui ci dirà: guarda, questa secondo me è una mela, questo secondo me è un kiwi, questo secondo me è una banana. Ok? Quindi prima c'è una fase unica, qui c'è una fase di training, finito il training si passa alla classificazione. Alle volte ne fanno anche tre. Sì, poi questo è il caso davvero base, poi ci sono tanti possibilità di, ad esempio si usa a volte si può usare un unsupervised learning per estrarre un vettore di feature che poi viene usato in un supervised learning, quindi si possono incrociare molto queste modalità e si può complicare a piacere l'architettura. Oggi ovviamente vediamo dei casi abbastanza base. In particolare per l'unsupervised learning, quindi il primissimo esempio che vediamo, ci addentriamo nel mondo del clustering, che è fondamentalmente la selezione e il raggruppamento di elementi omogenei in un insieme di dati. Quindi supponiamo di avere un dataset bidimensionale, come questo qui a sinistra, che è descritto in uno spazio di due dimensioni. Quello che fa il clustering è cercargli un senso in base a come sono disposti nello spazio. Quindi se vede un addensamento, se vede dei gruppi, ok? Sta flickerando. Emozione. No, ok. Sì, andiamo avanti nel frattempo. Quindi, quello che fa il clustering è cercare di raggruppare i dati in campioni simili tra loro perché sono disposti nello spazio in modo simile. Ok? Questo è un task tipico dell'unsupervised learning. Ci sono vari algoritmi di clustering. Questa è un'immagine che viene dalla pagina di Scikit-learn, che è una libreria che useremo oggi. Noi oggi vedremo il k-means, è il primo, anche se c'è scritto mini, batch, vabbè, è il k-means. Vedete che ce ne sono tanti, e tutti hanno caratteristiche diverse e hanno vantaggi e svantaggi, a seconda dell'uso che ne dobbiamo fare. Alcuni in realtà, se vedete, in tutti i casi sono abbastanza performanti. DBScan e l'Optics, ad esempio, hanno dei risultati molto buoni anche su delle distribuzioni di dati di tipo globulare, cosa in cui il K-means non è affatto bravo. Però magari in un dataset invece molto sparso come questo qui non sanno trovare dei raggruppamenti. Con il K-means è garantito che vengano trovati dei raggruppamenti. E adesso vi spiego anche perché. Il K-means è uno degli algoritmi più semplici in assoluto e comunque uno dei più usati, perché per alcune applicazioni è abbastanza valido.
fondamentalmente il K-means ha la peculiarità di far scegliere all'utente il numero di cluster. Quindi noi diciamo già dall'inizio, da quando impostiamo l'algoritmo, che vogliamo in output 3 cluster. Okay? Lui si sforzerà in ogni modo di trovarcene 3. Quindi qui vedete che è diviso in 3, anche se in realtà non è che ci sia un addensamento particolare, non ci sono dei gruppi davvero definiti. Però lui sa che ne deve trovare 3, quindi ne trova per forza 3. Il DBScan e l'Optics, ad esempio, che sono dei tipi di clustering che sono basati sulla densità e non hanno un numero di cluster predefinito, iniziano a cercare e vedono che la densità è comunque troppo distribuita uniformemente, non ci sono degli addensamenti, dicono no, qui non ci sono cluster. Mentre dove ci sono degli addensamenti funzionano molto bene. Se vedete, questo è uno degli esempi tipici per spiegare un po' la differenza tra K-means e algoritmi come questi che sono basati sulla densità. Funzionano molto bene anche su distribuzioni con forme un po' complesse. Ok, quindi dicevamo che nel K-means decidiamo noi il numero di cluster che vogliamo ottenere. Sì? Il cluster viene definito quando fai partire l'algoritmo, imposti l'algoritmo perché abbia quel numero di cluster. Quindi quando lo lanci... Come? Il cluster cosa determina applicato all'algoritmo? Cioè è una cosa che è applicata all'algoritmo o... funziona. Adesso ho trovato un video meraviglioso che lo spiega molto molto meglio di me. Quindi vediamo un po'. Allora, nel caso del K-means, ogni cluster è definito da un centroide o punto medio. Cosa significa? È semplicemente un punto che si colloca idealmente al centro di un addensamento. Quindi lui trova gli addensamenti e piano piano ci sposta il suo centroide per dire ok, la media di questo addensamento è qua. Ok. Diciamo la media di un insieme di punti. Sì, esatto, è la media di un insieme di delle coordinate di un insieme di punti. È un modello. Non è proprio un modello, è semplicemente un'iterazione che porta questi centroidi a muoversi nello spazio finché non si stabilizzano in prossimità della media di agglomerati, diciamo. Ci sono dei punti più densi, delle nuvole più dense di punti, e questi centroidi piano piano vedi che si spostano in questi addensamenti. Vi faccio vedere il video così magari è più chiaro. Allora, funziona così. Questo è il nostro dataset iniziale. Vedete che ci sono 3 addensamenti abbastanza riconoscibili, no? C'è questo qui, c'è questo a sinistra e questo a destra. Saggiamente decidiamo di lanciare il nostro algoritmo di clustering con K, non si vede, ma il K è uguale a 3. Ok? Facile così, però insomma. Abbiamo 300 punti. Vabbè, questo non ci interessa più di tanto. Quindi, come si inizia? Si inizia posizionando i nostri centroidi a caso, completamente a caso. Tra un po' dovrebbero comparire, ok. Questo è il passo iniziale dell'algoritmo. Abbiamo deciso di avere 3 centroidi, sparameli a caso nello spazio. Dopodiché, una volta che abbiamo impostato la posizione iniziale dei centroidi, iniziamo a fare dei calcoli. Iniziamo, per ogni iterazione, a vedere per ogni punto qual è il centroide più vicino. Quindi, per questo punto qui, qual è il centroide più vicino? Quello azzurro, e lo coloriamo di azzurro. Per questo punto qui, l'azzurro è il centroide più vicino? No, ce n'è uno più vicino, quindi lo coloriamo lo mettiamo in opacità, ok?
Quindi per ogni iterazione noi calcoliamo per tutti i punti qual è il centroide più vicino. Questo è il primo passo. Per il centroide 1, per il centroide 2, per il centroide 3. Una volta che abbiamo fatto questo calcolo qui, noi avremo suddiviso il nostro dataset in tre gruppi già, giusto? Abbiamo i gruppi per il quale è più vicino il cluster azzurro, il gruppo per il quale è più vicino il cluster giallo, il gruppo per il quale è più vicino il cluster viola. A questo punto c'è il secondo step, quindi il centroide viene spostato sulla media dei tre gruppi. Cioè ogni centroide viene spostato nella media del suo gruppo, quindi l'azzurro, che aveva un addensamento che era già ben posizionato, si sposterà relativamente poco, perché i suoi punti più vicini sono tutti qua, più o meno. Il viola dovrà fare un po' di strada, perché c'erano molti punti più vicini a lui che erano di qua. Siccome dovrà raggiungere le coordinate medie di questa distribuzione, dovrà spostarsi verso di qua. Vedete come si sposta? Essendo vicino all'arancione, non è che vado in conflitto, cioè erano molto vicini tra i due. Erano molto cioè, vicini. Molto tempo in comune, non c'è nulla che gli dice che stanno condividendo un po' troppo cose. No, infatti un'altra cosa caratteristica del K-means, uno svantaggio in realtà, è che con l'interazione ogni volta che lo lanci ti dà dei risultati diversi. Esatto, perché a seconda della posizione iniziale non sai benissimo come vada a finire la clusterizzazione, che è il motivo per cui di solito si fanno almeno 2, 3, 4, 5 passaggi, in modo che si prende sempre la risposta, quella che la clusterizzazione che divide meglio tutti i punti dello spazio. Okay. Oppure alle volte viene fissata la radice dell'algoritmo che genera casualmente anche sì. E quindi si mantiene fisso, diciamo. Esatto, quindi non avete sempre dei punti diversi, ma sapete che si parte sempre dallo stesso punto. Ok, quindi in questo caso è vero, erano molto vicini, però il fatto che questi punti siano comunque più vicini al viola rispetto al giallo porterà questo centroide viola a spostarsi sempre più verso di qua, e quindi all'iterazione successiva il giallo avrà molto più spazio e inizierà a considerare anche questi punti qui come suoi, mentre prima erano del viola. Quindi su queste cose, su partenze vicine, è anche abbastanza robusto, però ovviamente il risultato può variare. Okay? Quindi questo era il primo step, l'avevamo già visto. Si sposta piano piano. Seconda computazione, quindi cluster azzurro, cluster viola, che adesso ha molti più punti in quest'area rispetto a questa, e il giallo, che ha praticamente conquistato questa nuvola qui. E quindi vedete che di nuovo il nostro viola si sposta sempre di più verso questo addensamento qua. E quindi si va avanti così finché non si arriva a una convergenza, cioè finché i nostri centroidi non si muovono più, o si muovono talmente poco che di fatto si decide che ok, basta così, perché abbiamo raggiunto un punto di convergenza. Ok. No, l'utente dà solo il numero di cluster e poi gli dà una nuvola di punti non classificata in nessun modo. Mettiamo che queste siano, non so, la X e la Y dei tocchi su un touchpad, ok? Vuoi sapere in che zone è stato toccato di più lo schermo? Sullo schermo hai... Questi sono dati. Ogni punto è un campione. Diciamo, è un tocco sul touchpad, ok? Poi non sai se qui c'era un pezzo di interfaccia, qui c'era un pulsante e qui c'era, non so, una X per chiudere una finestra. Iscriviti alla nostra newsletter, ok? Però dal clustering puoi iniziare a capire quali sono le zone dove i tocchi sono più densi.
okay, dove si sono addensati di più i nostri tocchi. Ovviamente se è solo un'osservazione così lo vedi a occhio e dici ok, qua, qua, qua. Però immagina di doverlo fare per 10.000 di queste visualizzazioni qua. Ovviamente è una roba che devi automatizzare. Ok. Però a parte le coordinate dei tocchi, lui non sa nulla di cosa significano quei punti. Sa solo che sono distribuiti così. In base a come sono distribuiti estrapola delle informazioni. Cioè ti dice, guarda, ci sono, mi ha detto di trovare tre gruppi, secondo me tre gruppi buoni sono questi qua. È chiaro? Chiarissimo? Ok. Sì. Sì. Fondamentalmente si tiene una posizione fissa per far partire i nostri centroidi. Quindi sappiamo che impostiamo, sappiamo che se mettiamo k uguale 3, gli diciamo il numero 1 parte da qua, il numero 2 parte da qua, il numero 3 parte da qua, sempre. E quindi in quel caso ovviamente ogni ripetizione avrà sempre lo stesso risultato. Se invece vogliamo provare più versioni, perché magari non siamo sicuri che quella posizione iniziale sia la migliore, non sappiamo assolutamente nulla sul nostro dataset, in quel caso magari conviene partire, fare più iterazioni ogni volta con, una, con delle partenze casuali e andare avanti finché non si trova la soluzione migliore. Sì. Ok. Sì, sì. Sì, in generale questa della, diciamo, di avere nel nostro vettore di feature delle variabili ordinali a volte può essere un problema per la descrizione del nostro dataset. Ovviamente possiamo descrivere, non so, mettiamo che dobbiamo descrivere una lista di persone e abbiamo il loro ruolo di lavoro, quindi abbiamo, non so, sviluppatore, designer, architetto. Ovviamente possiamo convertirli in numeri, quindi mettere 0, 1, 2. È una soluzione, però in quel caso a volte si possono usare anche dei modelli di machine learning diversi, più basati sulla probabilità e sugli stati, che sono, non so, il classificatore di Bayes, insomma, classificatori diversi che sono più idonei alle variabili ordinali rispetto a quelle continue. Però nulla vieta di convertirle in numeri. E, ok, ultima cosa che voglio spiegarvi prima di tornare a bomba su Python. Scusate, mi rimetto in presentazione, se me lo fa fare. Okay. Oggi vedremo degli esempi basati sulle immagini e come dicevamo prima dobbiamo estrarre delle caratteristiche da queste immagini, okay? Caratteristiche che dobbiamo estrapolare dai dati. Adesso nel caso delle immagini i dati come sono fatti, cioè qual è l'unità che possiamo usare per estrarre delle informazioni, ovviamente sono i pixel, perché sono l'unità minima di cui sono composti, di cui sono composte le immagini. Un'immagine è composta di solito da tre livelli, da tre strati, diciamo, che sono i tre colori principali, rosso, verde, blu. Quindi se noi abbiamo un'immagine di 640x480 pixel, quello che abbiamo in realtà sono tre immagini diverse, combinate tra di loro, sovrapposte tra di loro, ognuna per ogni canale e ognuna di questi canali sarà a sua volta una griglia di 640x480 pixel, elementi, chiamiamo, valori, ok, numeri.
Quindi questa è l'unità minima che possiamo prendere in considerazione. Poi, a seconda che il colore ci serva o meno per descrivere il nostro dataset, possiamo o prendere in considerazione effettivamente l'intensità del singolo colore, oppure magari se dobbiamo trovare, non so, un volto all'interno della nostra immagine, magari non ha senso prendere in considerazione i colori. Forse sì, se presumiamo che il colore di un volto possa ricadere in un range di colori più o meno definito. Se dobbiamo riconoscere una palla, se dobbiamo riconoscere solo la forma, il colore possiamo metterlo da parte e possiamo analizzare l'immagine in scala di grigi, perché non è un'informazione che ci serve quella del colore. Okay. Quindi, a seconda del contesto, anche qui, scegliere il nostro vettore di feature può essere complesso. Bisogna capire bene cosa potrebbe interessare al computer per apprendere meglio, per dividere meglio i nostri punti, eccetera. Bene, finito il pippone teorico, iniziamo a scrivere del codice. Dunque, il primo esempio che vi propongo, abbiamo detto che iniziamo col k-means e applicato alle immagini. Nello specifico, per adesso lavoriamo con una sola immagine, perché uno degli usi più idonei del k-means è, ad esempio, trovare i colori dominanti in un'immagine. Questo perché? Perché immaginiamo i nostri pixel come dei punti nello spazio. Sappiamo che i colori sono descritti da un valore di rosso, un valore di verde e un valore di blu. Quindi questi tre valori, per trovare il colore dominante di un'immagine, potrebbero essere un feature vector abbastanza buono. Quindi abbiamo dimensionalità 3. Potete immaginare un cubo in tre dimensioni. Dentro questo cubo c'è una nuvola di punti che è distribuita a seconda delle variabili R, G e B. Okay? Quindi a seconda degli addensamenti di colore, se c'è una parte rossa, probabilmente ci sarà una nuvola di pixel che sarà in una determinata zona, magari c'è una zona blu, ci sarà una nuvola di pixel più spostata verso valori alti di blu e così via. Okay? Quindi trovate il codice già pronto qui, adesso lo rivediamo passo passo, però l'esercizio 1, untrained main colors. Okay. Spider, riuscite a usarlo tutti? A parte, mi dispiace, magari segui da qualche vicino. Okay. Gli altri sono riusciti tutti a far partire Spider, risponde ai comandi, se gli diciamo print ciao, printa ciao. Ok, bene. Okay. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è importare le nostre librerie. Questa roba qui, se non vi dispiace, la copio para tanto. Però, fondamentalmente, cosa stiamo facendo? Stiamo importando k-means da sklearn.cluster. Sklearn sta per scikit-learn, è una delle librerie più utili in assoluto per fare science, però c'è anche molti algoritmi per machine learning. Se ve lo cercate, ok, questa è l'home page della libreria, e qui potete fare, vedete che vi dice un po' di ambiti in cui potete usarlo, quindi classification, regression, clustering, dimensionality reduction, models, insomma, è tutto molto legato al machine learning. Poi avete anche delle funzioni un po' più di statistica, eccetera. Okay. Quindi stiamo importando k-means, poi stiamo importando pyplot da matplotlib. Matplotlib è una libreria che serve a disegnare grafici. Quindi se vogliamo vedere cosa stiamo facendo, se vogliamo vedere i nostri risultati in forma grafica,
ci è utile una libreria del genere perché possiamo disegnare i punti, possiamo disegnare valori, eccetera, eccetera. Dopodiché importiamo NumPy e lo nominiamo NP. NumPy è una libreria per lavorare con vettori e matrici, fondamentalmente. Abbiamo visto che di vettori e di matrici ne faremo largo uso. E infine importiamo ImageIO, che è una libreria che, come dice il nome, Image Input Output, serve a leggere immagini, scrivere immagini, modificare immagini, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Quindi, sicuramente possiamo iniziare a definire innanzitutto l'immagine che dobbiamo usare. Ok? Quindi iniziamo a dichiarare una variabile image che conterrà il percorso della nostra immagine. Adesso nella cartella che vi ho, che avete scaricato, se vedete com'è fatta, dentro c'è ve la riprendo. Ok, c'è una cartella data, dentro ci sono altre tre cartelle, a noi per ora interessa la prima, uno, untrained single, dentro avete due immagini. Partiamo con test 1. Ovviamente non possiamo mettere solo il nome dell'immagine, dobbiamo dare tutto il percorso affinché Python ritrovi l'immagine. Abbiamo due opzioni: o prendiamo tutta la stringa, quindi prendiamo tutto questo valore qua, oppure più semplicemente possiamo mettere un path relativo rispetto alla posizione del file. Adesso questo file non l'abbiamo ancora salvato, ma se noi lo salviamo intanto e lo mettiamo qui insieme agli altri, lo chiamiamo, non so, esercizio1.s1.py, okay. Adesso lui sa di essere in questa cartella e sa che a partire dalla sua posizione l'immagine si trova in data 1 untrained single test1.png. quindi punto, che è la posizione attuale del file, la cartella attuale, slash data slash 1 untrained single slash, abbiamo chiamato, abbiamo detto test1.png, test 1. Ok. Un'altra cosa che possiamo definire, poi magari la cambiamo, però possiamo decidere, visto che è una cosa abbastanza costante in realtà, possiamo decidere il numero di clusters che vorremo. Per ora ne mettiamo 5. Ok. Molto bene. Adesso quello che possiamo fare è caricare effettivamente la nostra immagine nel programma. Quindi image data uguale imageio.read image. Quindi semplicemente stiamo dando il comando read, stiamo dicendo leggi l'immagine a questo indirizzo. Ok? Innanzitutto vediamo se lo fa, non è detto, magari abbiamo scritto male l'indirizzo e così via. Premiamo play, se tutto va bene non ci dà errore, e qui tra i nostri dati, scusate, cancello un attimo la mia cronologia e lo faccio ripartire. Image data non compare, allora facciamo un print image data.shape. Molto bene, errore. Quindi, ah, perché è imread, scusate, non è read. Ok.
adesso abbiamo effettivamente image data. Questo ImageData.shape ci dice come sono fatti i nostri dati. In questo caso abbiamo caricato una matrice di 801x801x4. Vi avevo detto prima che i livelli erano 3, giusto? Un livello R, un livello G e un livello B. Il quarto livello, nel caso delle PNG, credo solo nelle PNG, indica il canale alfa. Cioè quali pixel devono essere trasparenti e quali pixel devono essere opachi. Sapete che le PNG hanno la possibilità di avere zone in trasparenza, ok? Il quarto livello è semplicemente questa matrice che ci dice per ogni pixel se deve essere visualizzato 1, se non deve essere visualizzato ma messo in trasparenza 0, se deve essere semi-opaco un valore in mezzo, ok? Per il resto, gli altri tre livelli, il primo, il secondo e il terzo, sono effettivamente i nostri colori. Adesso questa è una forma abbastanza astrusa. Però vediamo. Ok. Questo qui, anche se non si capisce, è il primo canale, è il canale 0 dei rossi. Poi abbiamo il canale 1, il canale 2 che sono i blu, e rossi, verdi, blu, e il canale dell'opacità. Ok? Quindi abbiamo quattro matrici 801x801. Di fatto è una matrice tridimensionale. Non si vede niente. No, per quello se ci sono dei costi di dire. Si riesce nello print image data.shape. Sì, sono le dimensioni su ogni asse della nostra matrice. Viene fuori questa roba qui con print. Quella roba lì è venuta fuori facendo doppio clic su image data. Qui, doppio clic e ti viene fuori questa cosa. Qui, allora, se vai su Variable Explorer, sì, esatto. Ma io dove vedi che sono tre matrici, scusa? Dove le vedi tre matrici? No, in realtà è una matrice tridimensionale che ha dimensione X 801, dimensione Y 801, dimensione Z 4. Sì, esatto. Vi torna questa cosa? Ok? L'ultimo, il quarto, quindi contando da 0 il 3, è l'alpha channel, esatto. Primo, secondo e terzo sono R, G e B. Ok, quindi abbiamo i nostri dati. Dopo aver caricato i nostri dati, quello che possiamo fare è rimuovere l'alpha channel perché non ci serve, quindi questo per ora ve lo commento. Gli diciamo questo, scusate, non è più image data ma non è più R image ma è image data. Qui stiamo facendo una riassegnazione, quindi noi avevamo image data che era una matrice 801x801x4. Il canale alfa in realtà non ci interessa, quindi gli diciamo riprendimi tutti i dati sulle X, tutti i dati sulle Y, sulle Z mi prendi tutti i dati dall'inizio fino al livello 3. Escludimi il livello 4 fondamentalmente. Ok? Stiamo prendendo tutto ad eccezione della matrice alfa. Sì. Quindi stai escludendo. Stiamo escludendo il canale alfa.
quindi dei quattro livelli stiamo escludendo l'ultimo e stiamo prendendo tutto il resto. Adesso ci arriviamo. Quindi, se tutto va come dovrebbe andare, adesso questa qui, vedete, 801 per 801 per 3. Ok? Con questa operazione semplicemente abbiamo rimosso il canale alfa. Adesso quello che dobbiamo fare è ottenere per ogni nostro campione un feature vector. Giusto? Abbiamo detto prima che noi abbiamo una serie di campioni, per ogni campione dobbiamo avere una descrizione con le nostre feature. Non si legge? Sì. I tre valori, il primo, il secondo, il terzo si corrisponde al RGB ASA. Esatto, esattamente. Gli altri due sono le X e le Y, quindi sono effettivamente 801 pixel per 801 pixel. Ok. Quindi abbiamo detto, abbiamo i nostri campioni che sono, in questo caso, i pixel, esattamente. Per ogni pixel dobbiamo avere un feature vector, un vettore di feature. Il nostro vettore di feature saranno, avevamo detto, gli RGB, ok. Quindi quello che dovremmo ottenere è una matrice che ha tre colonne, R, G e B, e sulle righe tutti i nostri pixel, dal primo all'ultimo. Ok? Quanti pixel abbiamo nella nostra immagine? 801 per 801. Quindi per ottenere questo formato qui, quindi sulle righe tutti i nostri pixel, sulle colonne R, G e B, facciamo questa operazione qua. Chiamiamo il comando reshape che fondamentalmente serve a ridimensionare una matrice, ok? A trasformarla da una forma ad un'altra. Quindi gli stiamo dicendo semplicemente ridimensionami la mia matrice e me la fai sulle righe di 801x801. Ok, questo image shape 0 vuol dire che stiamo prendendo questo valore qua, giusto? Questo image shape 1 vuol dire che stiamo prendendo questo valore qua, giusto? Quindi stiamo effettivamente dicendo le nostre righe sono 801x801. Vi torna? Sulle colonne invece sappiamo che dobbiamo averne tre, R, G e B. Vediamo se è vero che otteniamo una roba del genere. Name image is not defined, perché? Perché questo è image data. Dopo averlo eseguito, adesso nella nostra variabile ImageData vediamo che è una matrice che ha 641.601 righe e tre colonne. Sembra abbastanza giusto, no? Se facciamo doppio clic, abbastanza strano che siano tutti così uguali. Scusate. Ah, ok. Ok.
Vabbè, ho fatto una piccola modifica, vedo se è giusto. Dovrebbe essere giusto. Ok, quindi abbiamo il nostro, la nostra matrice di feature, abbiamo la nostra, per ogni riga abbiamo un campione, per ogni colonna abbiamo una feature. Adesso che abbiamo queste informazioni possiamo inizializzare il nostro algoritmo di clustering. Ok, quindi ci siamo importati k-means. No, no, tranquillo, qui apposta. Quale? 3? Il 3 è perché abbiamo detto che vogliamo ottenere una matrice che abbia sulle righe tutte le nostre osservazioni, tutti i nostri pixel. Sulle colonne deve avere per ogni pixel il canale, il valore R, il valore G e il valore B. Perché abbiamo R, G e B. Sono tre colori, quindi tre colonne. Questo qui è il numero di colonne che deve avere la nostra matrice. Sì. Ok, ti torna? Sì. Ok. Quindi, una volta che abbiamo definito questa matrice, possiamo inizializzare il nostro algoritmo di k-means. Definiamo una variabile, clt, e qui inizializziamo il nostro k-means, in cui abbiamo detto che dobbiamo dare in pasto il numero di cluster, giusto? Dobbiamo definire a priori il numero di cluster. Questa variabile qua l'avevamo definita all'inizio, quindi ci basta dire clt uguale k-means clusters. Ok? Una volta che lo abbiamo inizializzato possiamo usarlo. Da specifica della libreria il k-means si usa così: clt.fit, e qui dentro gli dobbiamo dare in pasto la nostra matrice, quindi r image data. Ok, questo qui è il passo che avvia tutta quella roba che abbiamo visto nel video, quindi tutta l'iterazione su tutto il dataset finché non vengono trovati i centroidi. Alla fine di questa operazione possiamo stamparci il risultato, che è contenuto in clt.clustercenters. Quindi avremo le coordinate dei nostri centroidi e direi che cos'altro dobbiamo prenderci? Ah, e le labels, certo. Quindi, cosa sarà il risultato del nostro clustering? Le posizioni finali dei centroidi e per ogni pixel una label, un'etichetta che ci dice a quale gruppo appartengono. Abbiamo detto che definiamo 5 gruppi, quindi queste labels saranno definite. Per ogni pixel definiremo il loro gruppo, quindi il gruppo 0, il gruppo 1, il gruppo 2, gruppo 3 o il gruppo 4. Vediamo se questa cosa torna. Quindi premiamo play, ci vorrà un pochino. Ok.
Siete tutti? Hai prima tolto il layer alfa? Il layer alfa? Sì. L'hai fatto? Occhio alle parentesi quadre. Siete incollato. Beh, strano però. Vabbè, basta. A voi va? Siete riusciti a... Ok, non è un problema. Non è un problema perché sappiamo che il K-means non dà sempre gli stessi risultati. Quindi è possibile che a me e a qualcun altro o a te potenzialmente potrebbero essere tutti risultati diversi. Difficile, però. Però intanto vediamo che ci ha restituito le coordinate dei nostri centroidi. Okay. Quindi abbiamo detto che i centroidi si muovono nello stesso spazio delle nostre feature, quindi i centroidi sono dei valori RGB. Quindi questi centroidi in realtà cosa sono? Colori. Ok? Quindi avremo un colore molto tendente al rosso, perché vedete che il primo valore è molto vicino a 255, che è il massimo, e gli altri due un po' più, anzi molto più piccoli, quindi qui tenderà al rosso. Qui abbiamo la variabile R un po' più bassa rispetto a green e blu, quindi saremo sul celeste. Okay. Questo è un colore molto molto scuro, perché tutti e tre i valori sono abbastanza bassi, ma c'è una predominanza di rosso. Qui abbiamo ancora un colore tendente al rosso, forse un po' più verso l'arancione, diciamo, visto che c'è anche un po' di un bel po' di verde, un arancione chiaro. Okay. E qui avremo un blu un po' celestino, perché anche la componente verde è a metà, diciamo, tra 0 e 255. Vediamo se ci tornano un po' questi colori rispetto all'immagine. Effettivamente vediamo che il celeste c'è. Il rosso pure. C'era quell'arancione chiaro, che potrebbe essere questa parte qua. C'era quel colore molto scuro, che potrebbe essere il cluster di questi punti più questi punti. Ok. Quindi vedete che, almeno così, a vederli, a indovinare basandoci sui numeri, bene o male ci siamo. Ok? Vi torna tutto questo discorso? Avete capito come abbiamo fatto a ricavare? Dimmi. Ma in questo caso lui sta prendendo conto solo di colore, non dell'altro. Sì, esatto. Cioè, un pixel è rappresentato nello spazio dalle sue componenti R, G e B. Poi non ci interessa che sia all'inizio o alla fine dell'immagine. Quindi un'altra immagine con gli stessi colori, nella stessa quantità, ma in un'altra forma, avrebbe dato un... Sì, esattamente. Esattamente. Cioè, la posizione nella, diciamo, nello spazio 2D dell'immagine non ci interessa. Ci interessa i pixel, come si dispongono in base alle loro componenti R, G, B. Quindi sì, esatto, se abbiamo gli stessi pixel messi in un'altra, diciamo, in un'altra immagine, ma con le stesse proporzioni di colori, probabilmente avremo un risultato molto molto simile. Okay. Ok, quindi potremmo fermarci qui, però siccome messa così è un po' bello ma non bellissimo, almeno... vediamo di vedere effettivamente questi colori, cioè vediamo se visivamente abbiamo un riscontro. Ok? Quindi quello che faremo adesso sarà plottare i nostri colori, quindi in un grafico mettere dei quadratini con dei colori e capire se bene o male ci siamo.
Ok, per fare questo ci conviene scrivere una funzione. Qui la trovate già fatta, però magari la riscriviamo. Allora, la funzione... Ah, io tendo a scrivere sempre prima le funzioni. Allora, potete richiamare una funzione solo dopo che è stata definita. Quindi non potete chiamare una funzione qui e definirla sotto. Dovete sempre prima scrivere la funzione e poi richiamarla nello script. Questo per quanto riguarda lo scripting. Poi in altri paradigmi potete, però in questo caso andiamo prima a dichiarare la funzione, quindi def showColors qui come input gli possiamo mettere, beh, sicuramente ci servirà a sapere quali sono i nostri centroidi. In generale ci potrebbe servire avere tutto l'oggetto CLT, quindi glielo passiamo. E potrebbe servirci se vogliamo visualizzare l'immagine, potremmo dargli image data. Due punti, torniamo. Ok, quindi dobbiamo disegnare dei quadratini con questi colori qua. Per farlo usiamo Matplotlib, che è la libreria che ci consente di fare dei grafici. Mi copio questa qui e ve la spiego. Dunque, qui stiamo usando dei subplots, significa semplicemente che in un'immagine mettiamo più grafici. Questo perché noi vogliamo disegnare, facciamo così, vogliamo disegnare un quadratino per ogni cluster. Abbiamo detto che abbiamo 5 cluster, quindi vorremmo disegnare 5 quadratini. Questa roba qui la facciamo dicendogli che vogliamo dei subplot con una riga e 5 colonne e vogliamo che le dimensioni delle nostre immagini siano di 15x15. Ok? Ok. Adesso, come facciamo secondo voi a ricreare delle immagini? Perché maiuscolo? Non stavo copiando l'esempio in cui ho scritto maiuscolo. Grazie. Dobbiamo ricreare delle immagini di grandezza arbitraria, possiamo farle, non lo so, 200x200 pixel, 500x500 pixel, come volete, che siano monocolore. Okay? Perché noi abbiamo detto che vogliamo 5 quadratini ognuno del colore del centroide assegnato. Secondo voi cosa dobbiamo fare? Come possiamo ricostruire queste 5 immaginine? I valori dei centroidi ce l'abbiamo, però dai valori dei centroidi dobbiamo ricavare delle immagini. Noi sappiamo come sono fatte delle immagini, giusto? A livello di dati. L'abbiamo visto quando ne abbiamo caricata una, come sono fatte? Matrice, pixel per pixel per tre livelli che sono R, G e B, giusto? Quindi se vogliamo ricreare dei quadratini di queste dimensioni, quello che dobbiamo fare innanzitutto è dichiarare una matrice per ogni cluster di quella dimensione. Quindi for c in clusters, anzi in range zero clusters.
cosa facciamo? Ci creiamo il nostro, la nostra matrice del colore, che la chiamiamo color image, a cui dovremo assegnare dei valori. Per ora la inizializziamo con degli zeri. Per fare questa cosa ci viene in aiuto NumPy, che ha una funzione che si chiama np.zeros, in cui possiamo dirgli le dimensioni che vogliamo per la nostra matrice. Abbiamo detto la facciamo di 200x200x3. Ok, stiamo creando per ogni cluster un'immagine vuota, un'immagine di zeri, dove tutti i valori sono zero. Adesso dobbiamo mettergli dentro i valori effettivi dei colori. Questi valori ce li abbiamo da, sono fondamentalmente questi qui. Ok. Quindi iniziamo a dire che col image 2.0, qui gli stiamo dicendo, stiamo prendendo il livello del rosso. Due punti e due punti significa che stiamo prendendo tutte e 200 le righe, tutte e 200 le colonne, mentre sull'asse Z stiamo prendendo il primo livello. Ok? A questa roba qui gli dobbiamo assegnare questo valore qua. Come lo possiamo prendere? Sappiamo che in clt.clustercenters 0 abbiamo questa riga qua, giusto? Anzi, non 0, scusate, C, perché poi lo dovremmo fare per tutti. Okay. C contiene l'indice, ok? Quindi finora gli abbiamo detto prendi tutta la riga. Di questa riga prendiamo il primo valore, quindi 0. Per verde e blu facciamo la stessa cosa, però qui dovremmo mettere 1 e 1, 2 e 2. Questa parte è un po' cattiva, è un po', non è proprio intuitivissima, però bene o male con la logica ci si arriva. Cioè, noi abbiamo definito una matrice tridimensionale vuota, tridimensionale nel senso che è un livello 200x200, un livello 200x200, un livello 200x200. Prendiamo tutto il primo e gli assegniamo questo valore. Questo valore qui è il valore 0, quindi la prima riga, virgola 0, quindi il primo valore di quella riga. Per assegnare il valore blu, prendiamo il secondo livello, il verde, prendiamo il secondo livello, tutto, ok, la matrice bidimensionale quadrata, e gli assegniamo questo valore qua, che è 0, 1. Il terzo valore sarà 0, 2. Ok? Una volta che abbiamo ottenuto questa matrice, possiamo inserirla nel nostro subplot. Scusate se lo copio. Col
Analysis C. Con questa istruzione gli stiamo dicendo semplicemente: nella posizione C del nostro subplot fammi vedere un'immagine, e questa immagine è color image. Proviamo a chiamarla, vediamo se funziona. Quindi show colors, dobbiamo dare in pasto clt, image data per ora non l'abbiamo usato, però magari dopo lo usiamo, quindi per ora lo mettiamo. Okay. Se tutto va bene dovremmo vedere 5 quadratini, non è detto affatto che tutto vada bene. Ok, sta rifacendo il suo k-means. Ok, non è andato bene. Perché vediamo clt.clustercenters. Questa è una matrice di zeri, 200x200x3. Vediamo cosa ci dice il debug. Ok, questo sembra essere giusto. Ah, chiaro, sì. Scusate, quando ho inizializzato la matrice con lp0s, mi sono dimenticato questa robaccia qui. Su questo sinceramente non so bene neanch'io perché vada inserito, probabilmente perché gli stiamo dicendo che sono valori interi. Se non sono valori interi, il NumPy non li prende come valori possibili per un colore. Okay. Dopo la dichiarazione delle dimensioni, virgola, di type uguale. Vediamo se così funziona. Dobbiamo skippare perché è stato un altro debugger. Ok, ok, ci siamo. Hai aggiunto dtype. Ho aggiunto dtype uguale np.uint8, quindi stiamo dichiarando una matrice 200x200x3 di tipo unsigned int 8, cioè interi solo positivi che occupano 8 bit. Ok, prendetela come sono interi. Ok, scusa, dimmi. Il comando gli ha dato in input, gli ho dato clt e image data. Image data per ora non l'abbiamo usato, però magari dopo lo aggiungiamo al plot. Anzi, facciamolo subito. Aggiungiamo qui sui subplots, aggiungiamo un altro quadratino in cui visualizziamo l'immagine, quindi questo diventerà più 1. Poi qui potremmo fare axis clusters. Punto in show. E in teoria adesso dovrebbe aggiungere un quadratino con l'immagine. Vediamo se è vero. Ok. A me è preso un colore molto diverso. Molto diversi? A me li ha presi qua, ma in un ordine diverso. In un ordine diverso. Questo è normalissimo, perché ovviamente a seconda di dove partono, esatto. Vai al primo quadrato? Il primo quadrato è... A me ha aggiunto un arancione acceso. Sì, anche un arancione.
Questo dipende da come va il clustering. Se fate un altro play, probabilmente vi date i colori diversi. Avete usato lo stesso numero di cluster? Sì, ma è normale perché ovviamente non hai la certezza che il risultato sia lo stesso, dipende da, principalmente da dove vengono fatti partire i centroidi. Vero. Sono Il test diversi. tentativo mi ha aggiunto più sinergie, Ok. perché sono tipo massimi relativi, cioè quello stesso concetto di trovo un optimum che però può Sì, cambiare in base al contingente. è che non è garantito che l'ottimo sia l'ottimo globale. Ok, tu fai tre iterazioni, delle tre ti prende la migliore, però non è detto che sia la migliore in assoluto. Delle tre è quella più buona e in generale è abbastanza buona. Percentuale, raggiungi un massimo. Le fai tre volte, vedi quello migliore di quello Esattamente, precedente. esattamente. Però in generale i colori vi tornano un po', giusto? Non vi dà colori strani tipo verde o viola che non ci sono. Sono dei colori che ragionevolmente sono stati ottenuti da quel processo lì che abbiamo visto prima. Quindi quando abbiamo fatto partire questo CLT.fit, lui ha iniziato a fare tutto quel balletto dei centroidi fino a trovarsi nelle posizioni finali. Vi torna tutto questo giro? Volete rivedere un attimo tutti gli step che abbiamo fatto? Allora, abbiamo importato le librerie e fin qua. Facile. Abbiamo definito il percorso della nostra immagine. Abbiamo definito il nostro numero di cluster. Abbiamo letto i dati della nostra immagine, quindi abbiamo trasformato il file PNG in una matrice di 801x801x4 e abbiamo tolto il canale alfa, in modo da avere una matrice 801x801x3, dove 3 sono i tre colori. Quindi abbiamo ottenuto esattamente questa situazione qua. Ok? Questo è 801x801, 801x801, 801x801. Poi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo riconfigurato la nostra matrice per essere una lunga lista di righe, una per ogni pixel, e ogni pixel era descritto da R, G e B, quindi avevamo tre colonne, con il valore RGB di ogni pixel. Ok? Quindi una volta ottenuto la nostra tabella di valori, l'abbiamo data in pasto, abbiamo inizializzato K-means con il numero di cluster che volevamo, abbiamo fatto partire tutto l'algoritmo e poi abbiamo ottenuto i centroidi dei clusters e le labels che non vi ho fatto vedere, ma non è che sia così interessante, è una listona di 0, 1, 2, 3, 4 a seconda che è l'appartenenza di ogni pixel al suo gruppo. Dopodiché abbiamo scritto semplicemente una funzioncina scema per plottarci questo grafichino qui per vedere se bene o male i valori corrispondevano. Ok? In realtà credo che sia abbastanza. Quando l'abbiamo disegnata? Ok. Questo qua? In realtà credo che sia abbastanza indifferente. Cioè, non dovrebbe cambiare nulla. Magari, già che ci siamo, proviamo anche con un numero di cluster diversi. Così vi faccio vedere che effettivamente la scelta del numero di cluster un po' importa. Scusa. Niente. Ah no, ecco perché. Gli abbiamo dato image data perché R image data non è più l'immagine originale, era diventata la nostra colonna di RGB, cioè la nostra matrice di feature, quindi non era più un'immagine vera e propria. Questa invece è ancora quella originale. Ok. Quindi rifacciamolo andare.
ovviamente scendendo col numero di cluster perdiamo un po' di informazioni. Quindi adesso abbiamo tre colori che sono il celeste, che effettivamente è predominante, poi c'è questo arancione che probabilmente è la media del rosso della maglietta, i capelli arancioni, la pelle e le guance. Ok, perché sono tutti punti che per tre cluster aveva senso mettere insieme, perché tra di loro erano abbastanza vicini. E poi c'è il colore marrone, che è questo bastone qua, probabilmente anche la bocca, gli occhi, eccetera, eccetera. Dimmi. Sì. Per visualizzare queste due matrici prima e dopo la reshape. Sì. Ok. Cosa cambia? Puoi vederlo come. Se fai doppio clic qui, vedi le dimensioni, quindi 801 per 801 per 4 è il formato originale in cui l'abbiamo caricato, che è questo, 1, 2, 3 e la quarta che è il canale alfa, qui non c'è, però ok. La seconda assomiglia molto di più a questa, quindi questo qui sarà il pixel 0, il pixel 1, il pixel 2, il pixel 3, il pixel 4, il pixel 5, fino al pixel 600.000 rotti, quello che era. Ogni pixel ha una variabile R, una variabile G e una variabile B. Cercare di capire la trasformazione geometrica per Tipo prendi tutte le colonne e le metti una sopra l'altra. Esatto. Sì, questa sì che era. Sì, proprio così. Ma è quella che viene chiamata riduzione di dimensionalità in questo caso. Fondamentalmente sì, perché noi stiamo passando da una matrice tridimensionale a una matrice bidimensionale. Certo, sì. Se diminuiamo ancora il numero di cluster, ovviamente i colori iniziano a mischiarsi in modo abbastanza strano. Vedete che l'arancione che avevamo prima è diventato più scuro perché adesso questo cluster ha dentro il rosso, l'arancione, il giallino della pelle e anche il marrone del bastone. Ritorna? Ok. Non è neanche, beh, ha un senso, molto senso in realtà. Se aumentiamo molto il numero di cluster, inizierà a trovare dei colori abbastanza simili, visto che questa è un'immagine che non è che abbia tutto questo range di colori. Ci metterà anche un po' di più, perché ovviamente più aumentato il numero di cluster, più sono i centroidi, più calcoli bisogna fare. Ok, quindi adesso ha trovato una bella gamma di arancioni, gialli, rossi, che sono probabilmente tutte le sfumature sui capelli, che magari le vediamo. Ok, tutti questi arancioni qua Quel grigio sono. strambo. Questo grigio strambo è un po' difficile, però potrebbe essere. Qui vedi che c'è un grigino? Aspetta che lo zoom. Come si zooma? Zoomati. Qui c'è del grigio. Probabilmente è questo stesso grigio mischiato a qualche altro pixel. Ok? Ci sta. Non se lo inventa. Non se lo può inventare, certo. E nel caso riesce sempre ad arrivare a un livello per cui se non trova altri dominanti più forti mette un colore molto Sì. simile. Sì, al limite un cluster che avrebbe perfettamente senso da solo te lo divide in cluster più piccoli. Però tu gli dici trovami 20 cluster, lui ti trova 20 cluster. Quindi a un certo punto inizia a farti dei mini cluster dentro dei cluster che in realtà avrebbero senso di per sé. Dove?
cluster centers, in realtà queste sono delle coordinate, questa qui è una matrice bidimensionale, giusto? Abbiamo righe e colonne, quindi gli stiamo dicendo prendi la riga C e la colonna 0. Invece alla fine dentro la funzione puoi mettere i nomi delle variabili che stanno fuori, cioè esatto. Sì. Anche tipo i metadata, quando fai un show in data. In realtà ci saremmo potuti risparmiare questa roba qui, perché essendo già definiti qua, sono già nel contesto, quindi quando chiami questo show color su lì ce li ha già in memoria. Però. Cioè se gli dai gli stessi nomi. Sì, è un po' ambigua come cosa. Questa roba qui noi avremmo potuto chiamarla in un altro modo. Assolutamente sì, cioè. Ok, se noi facciamo questa roba qui e poi dobbiamo rinominare anche tutta questa roba qua. Però funziona, perché lui si prende comunque i nomi che abbiamo definito qua. E poi dov'è che era? Questa è ImageT. Ok, mettiamo tre cluster così facciamo in fretta. Il tema dovrebbe andare. Ok. Chiaro? Limpido? Insomma. Concettualmente chiaro, qualche passaggio con le matrici forse un po' difficile. Sì, questa notazione qua, che è quella delle liste, è un po' ostica, soprattutto è un po' ostico pensare a matrici tridimensionali che passano a bidimensionali. Mi rendo conto che è una roba per cui ci vuole un po' di esercizio. La riga C dipende da questo ciclo for. Abbiamo detto che C prende di volta in volta un valore da 0 fino a 4. C l'ho definito io qui nel ciclo for dicendogli fammi un ciclo da 0 a 5 e ogni volta che fai un ciclo quel valore me lo schiaffi dentro la variabile C. Tu devi andare da 0 a 4, quindi devi fare 0, 1, 2, 3, 4. C avrà il valore 0, 1, 2, 3, 4. Ogni volta che fai un ciclo lui va avanti di 1. Quindi il primo ciclo C ha valore 0, secondo ciclo C ha valore 1, terzo ciclo C ha valore 2, così via. Non ti vedo convinto. Cioè la logica del for è che tu hai una lista, sì. 0, 1, 2, 3, 4, sì. Vuoi scorrerla tutta e ogni volta che hai un elemento che stai scorrendo ci fai qualcosa nel codice, ok? Quindi inizi, prendi il primo elemento 0, con questo 0 ci fai qualcosa, questo 0 sarà dentro C, sì. Ok? Questo 0 in questo caso lo usi per definire che riga stai prendendo. Al secondo giro, 0 l'hai già preso, prendi 1. 1 sarà messo dentro C e quindi starai prendendo questa riga qua. Al terzo giro prendi il 2 che viene messo dentro C e stai prendendo questa riga qua. Ok. Bene. Sono le 6. Però. Sì. Passiamo a un altro esercizio? Ci siete tutti? Avete almeno il concetto? È chiaro? Ni? Male. Male per me.
Sì. Sì. No, queste qui sono le labels, vuol dire che noi avevamo una lista di pixel, 100.800 pixel, quelli che sono, ok? Per ognuno di questi ci ha dato una classe, la classe 0, la classe 1, la classe 2. Quindi se sono di classe 0 sono dei pixel arancioni, se sono di classe 1 sono dei pixel azzurrini, se sono dei pixel marroni sono classe 2. Ok? Difatti questo è l'inizio, all'inizio abbiamo questi pixel qua. Questi pixel qua sono di classe 1 e anche alla fine i pixel finali sono questa roba qui, quindi alla fine avremo tutti i pixel di classe 1. In mezzo probabilmente a questa variabile avremo anche, sicuramente abbiamo anche dei pixel di classe 0 e di classe 2. Non ho mai capito qualche volta che mi ha dato 0. Sì, sì, ci sta in base a come all'ordine dei cluster. Dei cluster. Perché se questo azzurro, cioè, abbiamo visto che magari prima l'azzurro era il primo e quindi iniziava con 0. Ok. Va bene. Più difficile del previsto. Facciamo così, per il secondo esercizio, visto che è sempre K-means, lo scorriamo rapidamente, vi do un'idea di quello che andiamo a fare. E vi spiego un po' tutto il procedimento. Allora, il secondo esercizio, no, tranquillo, ma volete qualche delucidazione ancora? Ci siete? Vabbè, facciamo finita. Non posso essere troppo tardi, però se volete vedere questa schermata su vostro computer, aprite il browser e sull'indirizzo mettete 10.0.2.149. Vedete così, ci siamo? Andiamo avanti? Ok. Allora, il secondo esercizio si basa sempre sul K-means, però stavolta invece di analizzare un'immagine sola, vogliamo raggruppare un insieme di immagini, una lista di immagini, usando sempre il colore come discriminante. Quindi banalmente quello che vorremmo fare è raggruppare delle immagini in base al colore dominante. Questo è lo scopo del secondo esercizio. Ok? Quindi prima avevamo un'immagine singola, adesso abbiamo una lista di immagini che dobbiamo raggruppare. Quindi se prima il nostro campione erano i pixel, adesso il nostro campione sarà un'immagine, semplicemente. Ok? È un'immagine che dovremo cercare di descrivere con un feature vector in un modo sensato, in modo che si possano raggruppare per colore dominante. Vi torna? Abbiamo, ve le faccio vedere, se andate nella seconda cartella, se andate su Logos, abbiamo queste immagini qua. Vogliamo raggrupparle in cluster. Ok? Secondo voi, come potremmo descrivere la nostra matrice di feature? Una matrice di matrice. La quantità di colore che c'è prevalente. La quantità di colore che c'è prevalente, quasi, quasi, sì.
Cosa ha bisogno di sapere il computer per classificare queste immagini? No, quello non tanto. Sappiamo che dobbiamo raggrupparle in base al colore dominante. Trovare il colore dominante, giusto? Come troviamo il colore dominante? Prendiamo il cluster più grande. Quindi quello che facciamo per ogni immagine è fare quello che avevamo fatto prima, quindi far partire k-means su ogni immagine, prenderci il cluster più grande, vedere a che colore corrisponde il colore medio, giusto? Cioè non è il colore medio, è il colore del cluster più grosso. Sì, esattamente, sì, esattamente, esattamente. Sì, è il, diciamo, è il colore medio del cluster più grande. Ok. Quindi creiamo un numero di cluster che sia superiore al numero di colori principali che vediamo. Sì, esatto. Dopodiché, una volta che abbiamo trovato il colore dominante di ogni immagine, lo usiamo come feature vector della nostra immagine. Quindi anche stavolta avremo uno spazio tridimensionale. Avremo sempre un colore che è descritto da R, G e B, che è il colore predominante in quell'immagine. Ok? Quello che facciamo qui è esattamente questo. Ah, innanzitutto, clusters uguale 5, qui abbiamo la nostra cartella di immagini. Qui, fidatevi, stiamo prendendo... Come? In questo codice l'ho ignorato. Volendo no. Cioè, dipende se consideri il bianco un colore o meno. Esatto. Qui stiamo prendendo tutta la lista di immagini che troviamo in questa cartella. Questa notazione qui si chiama list comprehension, è una roba abbastanza unica di Python. Semplicemente gli stiamo dicendo, mettimi in una lista tutti gli F, per ogni F che trovi in questa directory. Quindi mettimi in questa lista i nomi dei file che trovi in questa directory. È un modo molto elegante e conciso che ha Python per fare operazioni di questo tipo, ed è fondamentalmente un ciclo for racchiuso in una riga sola. Ok. Una volta che abbiamo la nostra lista di immagini, sappiamo quante ne abbiamo caricate, perché facciamo semplicemente un len della nostra lista di immagini, ce la possiamo stampare se vogliamo. Dopodiché, qui abbiamo definito due funzioni che useremo dopo. Cosa dobbiamo fare? Per ogni immagine dobbiamo fare quello che abbiamo fatto prima, quindi far partire il nostro algoritmo di k-means, ottenere i nostri cluster e solo successivamente prendere il cluster più grande ed estrarne i valori del centroide. Quindi for image in image list mi carico l'immagine, tolgo il canale alfa se è presente, faccio il reshape, inizializzo il k-means e lo faccio andare sull'immagine che ho caricato. Questo per ogni logo. Ok? Questi sono i nostri risultati per ogni immagine. Dopodiché ci scriviamo una funzioncina che estrae il valore del centroide più del cluster più grande e lo mette in questa matrice. Quanto sarà grande questa matrice? Come? Deve avere il colore per ogni immagine, quindi sulle righe abbiamo i tre canali, sono le colonne, okay. R, G e B. E una riga cos'è? Cioè il mio centroide che abbiamo preso noi. È un'immagine in realtà. È un'immagine, perché noi dobbiamo dare una descrizione di una singola immagine per colore dominante. Quindi sulle righe abbiamo le immagini, sulle colonne abbiamo R, G e B.
quindi questa feature matrix sarà il numero di immagini sulle righe e 3 sulle colonne. Ok. Questa roba qui, anche qui ci sono un po' di calcoli in cui semplicemente quello che facciamo è trovarci il cluster più grande e prenderne il valore, quindi ci salviamo prima, contiamo il numero di pixel per ogni cluster usando la funzione count. E una volta che abbiamo questi valori li sortiamo, cioè li mettiamo in ordine dal più grande al più piccolo. Una volta che sappiamo qual è il più grande, semplicemente lo mettiamo nella nostra riga. Okay? Una volta che abbiamo il nostro matricione, possiamo finalmente far partire un altro k-means, questa volta per capire come raggruppare le nostre immagini, giusto? Quindi gli daremo un numero di cluster che vogliamo noi, vedete che è diverso, oddio, qui è sempre 5, però possiamo mettere un valore che vogliamo noi, gli facciamo fare il solito giro di le solite iterazioni del k-means, e poi finalmente quello che facciamo è copiare le immagini in una nuova cartella con davanti la nostra label. Quindi se un'immagine appartiene al gruppo 0 la chiamiamo 0, se l'immagine iniziale era 12 la chiamiamo 0,12, se l'immagine iniziale era, non so, 15 e il cluster è 1 mettiamo 1,15. Okay? Se facciamo girare questa roba qui, lui si carica tutte le immagini, inizia a calcolarsi il colore dominante per ogni immagine. Questi qui fondamentalmente sono i valori R, G e B del cluster più grande di ogni immagine. Ne abbiamo 18, quindi sta per finire. Ok. Se adesso andate nella cartella results dovreste avere la nostra suddivisione. Quindi tutte le immagini che iniziano con 0 appartengono al cluster 0, tutte le immagini che iniziano con 1 appartengono al cluster 1, tutte le immagini che iniziano con 2 appartengono al cluster 2 e così via. Quindi vediamo, il primo cluster è fatto di queste 3 immagini che effettivamente sono abbastanza simili rispetto al colore, no? Ci siamo. Anche il cluster 1 è abbastanza omogeneo perché sono queste immagini qua. Chissà perché non ha preso questo qui. Probabilmente perché, data la media dei colori, questo risultava un po' troppo giallino rispetto a troppo chiaro. Vedete che però ha preso questa, perché probabilmente il colore dominante è più sul rosso, quindi ha preso la media di questa fascia qua probabilmente, e quindi ha deciso che stava qui. Ci sta effettivamente, cioè visivamente vedete che non è così strano che sia qui. Magari è un po' diverso da questi che sono abbastanza monocromatici, però... No, la cosa più strana è magari quella delle Nexive. Che... Quella della Nexive, dov'è che sta? Sì, 116, 116, sì. Questo effettivamente è un arancione.
Sì, ma dipende anche come li visualizzi tu. No, il problema forse è quel triangolino giallino lì, no, piccolino, che abbassava tanto, magari. Esatto. Poi non è detto che, cioè, questo non è il risultato. Anche qui i risultati possono cambiare, vi darà sempre dei risultati sensati. Però magari una volta questo qui lo metti in un altro cluster. Quanti cluster? 5. Il fatto che andare a rappresentare un'immagine con un solo colore è un po' perdi informazione. Perdi un po' di informazione, certo. Certo, sono d'accordo. Però vedete che comunque abbiamo tirato fuori una roba che ha un senso. Questo qui è un altro cluster, anzi anche questo, che effettivamente sono tutti sui toni del blu. E poi abbiamo questi ultimi due, un po' sfigati, che hanno, ma forse è questo verdino, questo verde un po' più scuretto, che effettivamente è abbastanza simile in tutte e due. L'altro verde vira un po' più verso l'azzurro quasi, no? Cioè, quindi probabilmente la componente blu è molto più forte, quindi nel nostro spazio si discostano un po' rispetto a questi, che sono molto più verso, magari anche una punta di rosso ce l'hanno, ok? Sì, sì. Quindi se si vuole realizzare immagini più complesse, viene anche dalle più cluster. Sì, sì, allora questo algoritmo funziona, adesso sta funzionando perché abbiamo scelto delle immagini abbastanza semplici. Per immagini più complesse inizia a diventare più difficile, perché ovviamente devi aumentare di molto il numero di cluster, altrimenti ti viene fuori un grigio, un marrone sempre, no? Perché delle foto vere magari sono molto molto varie in termini di colori. Cioè, per esempio, l'immagine di prima, se quella del primo esercizio, se si mette un cluster era un grigio. Probabilmente sì, possiamo provarlo. Non ho provato prima. Ah, ok. Poi praticamente sì, perché lui dice, vabbè, ti trovo un solo cluster, è la media di tutti i punti, la media di tutti i colori nell'immagine, che tendenzialmente è un grigio. Ok. Questo qui mi dispiace avervelo fatto vedere un po' così rapido, però volevo farvi vedere invece un esempio di classificazione supervised, ok? Perché finora abbiamo visto il clustering e quindi non forniamo nessun tipo di training al nostro sistema. Adesso vediamo come si fa un esempio di supervised learning. Per questo tema usiamo le support vector machines, che sono un algoritmo, una tipologia di algoritmo di machine learning. Sono molto usati nell'ambito della classificazione, specialmente quando c'è da discriminare tra due classi. Nell'esempio che vediamo adesso distingueremo tra immagini a fuoco e immagini sfocate, okay? Quindi abbiamo due classi, a fuoco e sfocate. Questo algoritmo torna molto molto utile. Cosa fa questo algoritmo? Semplicemente, data la distribuzione di dati, cerca un iperpiano, adesso spieghiamo bene cos'è un iperpiano, che divida le due nuvole di dati nel modo migliore possibile. Ok? L'iperpiano in realtà, che cos'è? Dipende da che dimensioni, in che dimensioni stiamo lavorando. Se stiamo lavorando in due dimensioni, l'iperpiano è una linea, vedete? Questo è un iperpiano a due dimensioni, che è una retta. Se lavoriamo a tre dimensioni, l'iperpiano sarà un piano, ok? Un piano a due dimensioni, una fetta che taglia un cubo, ok? Se lavoriamo a quattro dimensioni, così via, poi non riusciamo più a immaginarlo, però logicamente ci può stare. Quindi lo scopo dell'SVM è di trovare questo iperpiano che divida nettamente, il più nettamente possibile, le due classi. Con il margine più ampio, perché un margine più ampio vuol dire che sono separati meglio. Quindi, come fa? Fondamentalmente fa due step. Nel primo, che è quello in modo più semplice, cerca questo iperpiano, se lo trova dice ok, l'ho trovato, è questo, le due classi sono separate benissimo, rimango a due dimensioni, perfetto. Se questo iperpiano non esiste per queste due dimensioni,
le SFUM ne aggiungono un'altra. Quindi fanno diventare in questo caso uno spazio bidimensionale in uno spazio tridimensionale. Ok, immaginate questo quadrato qua che si alza, no? Che diventa 3D e la nostra distribuzione di punti si spalma su questa altezza. Allora adesso sì che riusciamo a trovare un iperpiano che divide bene le due classi. Ok? Quindi questa è la strategia delle SVM. È ovviamente tanta, tanta, tanta matematica, è molto complesso, però la logica è questa qua. Ok? Quindi, abbiamo detto, l'ultimo esercizio è classificazione di immagini a fuoco o sfocate. In questo caso il colore ci viene poco in aiuto. Cosa potrebbe venirci in aiuto? Che caratteristica usereste voi per distinguere tra un'immagine a fuoco e un'immagine sfocata? Differenza di colore, spesso I bordi, la nitidezza, diciamo, no? I bordi effettivamente ci danno un'idea. Se ci sono dei bordi molto netti, tendenzialmente la nostra immagine non sarà sfocata. Se ci sono dei bordi un po' blurrati, meno definiti, allora sì, probabilmente la nostra immagine è sfocata. Quindi, per calcolare la nostra feature, usiamo un operatore che si chiama operatore di Laplace, che è un filtro, come i filtri che trovate su Photoshop. Difatti c'è il filtro Find Edges su Photoshop, no? Trova bordi. Che fa esattamente questo, cioè voi gli date in pasto un'immagine, lui vi tira fuori un'immagine filtrata in cui si vedono nettamente i bordi e invece non si vedono le immagini, le zone omogenee. Quindi vedete che il limite del il contorno della casa si vede molto bene, questa zona qui tra queste due finestre è abbastanza omogenea, quindi è nera. Ok? Questo tipo di dato è un dato molto utile per il nostro task. Ed è quello che useremo effettivamente. Ricapitoliamo, abbiamo detto che per il supervised learning dobbiamo prima passare per una fase di training e poi per una fase di classificazione vera e propria. Quindi, qui ci importiamo le nostre librerie che ci servono e definiamo due dataset di immagini. Uno di training e uno di test. Se andiamo a vederle. Sul training abbiamo immagini nitide. Queste sono immagini a caso prese da un dataset trovato online. E poi invece abbiamo il nostro insieme di immagini blurrate. Brutte. Detto tu. Tutte. No, per fortuna no. Ok. No, in realtà è un dataset fatto apposta per fare. Non che le mie immagini siano migliori, però. Anche dentro la cartella di test abbiamo delle immagini simili, ok? Non sto qui a farvele vedere, fidatevi, sono un po' normali, un po' blurrate. Ok, quindi iniziamo a caricarci le nostre immagini in delle liste, quindi qui mettiamo la lista di immagini per il training blurrate, qui mettiamo la lista di immagini per il training normali. Qui mettiamo la lista di immagini blurrate di test e qui mettiamo la lista di immagini normali di test. Ok? Dopodiché, qual è la differenza principale rispetto a prima? Noi dobbiamo sicuramente calcolarci i nostri vettori di feature, perché dobbiamo comunque descrivere il nostro dataset. Però per il training noi dobbiamo dire al computer: guarda, queste sono blurrate e queste sono normali. Dobbiamo dirgli qual è la come lo stiamo allenando, giusto? Dobbiamo dirgli la verità sui dati, in modo che lui sulla base di quelli possa studiare. Ok? Quindi,
oltre a definire le nostre matrici di feature, ci inizializziamo anche una lista di labels, che sono semplicemente una lista di 1 nel caso in cui l'immagine sia blerrata, una lista di 0 in caso le immagini non siano blerrate, siano normali. Come si fa? Semplicemente ci creiamo una lista di 1 della lunghezza di quante sono le nostre immagini e una lista di 0 di quante sono le nostre immagini normali. E le concateniamo. Concatenate np1s, np0s. Okay? Ci inizializziamo anche la nostra matrice di feature. Qui ho messo un 2 perché il nostro spazio in questo caso sarà bidimensionale. Perché sarà bidimensionale? Perché noi abbiamo detto che l'operatore di Laplace ci restituisce un'immagine completa, ok? Quello che usiamo come feature è cosa potremmo usare come valori, diciamo, descrittivi di tutto questo, di tutta questa roba qui, per riassumere questa. Il bianco e nero. Sì. Molto lì, molto rette sono Ci sta la quantità di bianco versus nero. In realtà è esattamente quello che facciamo, ma lo descriviamo in due modi, in modi un po' più in termine statistico. Okay? Quindi quello che tiriamo fuori è distribuzione. sì, la varianza. Okay? Quindi quanto varia questa immagine? Perché se varia molto, se vada aree completamente scure ad aree completamente chiare, vuol dire che probabilmente è un'immagine nitida, perché ha molti sbalzi, no? Se invece è più diffusa, quindi ha dei valori più neutri, più omogenei, vuol dire che probabilmente è blerrata. Quindi la varianza, che è un singolo numero che descrive questo scostamento, è una cosa che ci può andare bene. E il secondo numero che usiamo è il massimo. Quindi questa immagine andrà da 0 quando è nera a 255 quando è chiara, completamente bianca. Probabilmente un'immagine blerrata il bianco non lo vedremo mai. Vedremo un grigio chiaro al massimo, ma è difficile che un'immagine blerrata avremo un contorno molto netto, così netto da essere bianco. Ma probabilmente anche nero. Come probabilmente anche il nero. No, in realtà no, perché il nero ti dice che la zona è omogenea. Ah, già, sì, il nero è standard. Sì. Quindi quello che usiamo è la varianza e il massimo assoluto che troviamo in questa matrice, che nel caso di un'immagine nitida è probabilmente un bianco, nel caso di un'immagine sfocata è probabilmente un grigio chiaro. Ok. Qui stiamo ignorando quel tipo di blur, il motion blur, che su alcune Stiamo, aree questo, questo è un algoritmo che funziona quando l'immagine è globalmente blerrata. Se ci sono dei blur locali, ma il resto dell'immagine è nitida, lì diventa un po' più complicato. nello spostamento, in alcune c'è proprio un motion blur di tutta Ok? l'immagine, troverà comunque dei bordi, magari Sì, un po' meno questo spettacolari. funziona abbastanza bene con un blur più da fuorifuoco che non da motion blur, no? Ok. Quindi inizializziamo le nostre matrici e ci calcoliamo le nostre due feature che abbiamo appena detto. In realtà è molto semplice, leggiamo l'immagine, la mettiamo in scala di grigi perché il colore è un'informazione che non ci interessa, giusto? Non ce ne facciamo niente del colore. Ci va benissimo l'immagine in bianco e nero e calcolarci il filtro di Laplace sull'immagine in bianco e nero. Dopodiché, con questa funzione Laplace, semplicemente ci stiamo calcolando la nostra immagine diciamo, reinterpretata in Laplace e ritorniamo varianza e massimo.
Ok? Questo per ogni immagine. Quindi vediamo se ci torna questa cosa. Mettiamo un attimo dei commenti. Ok? Noi ci calcoliamo una matrice di feature per le immagini blerrate, una matrice di feature per le immagini non blerrate e poi le mettiamo insieme. Quindi alla fine avremo un matricione unico dove ci sono prima tutte quelle blerrate e poi tutte quelle normali. Visto che è in due dimensioni, possiamo anche plottarle. E vediamo che si vede, lo vedete? Allora, se vedete ci sono dei punti gialli e dei punti viola, che sono rispettivamente immagini blerrate e immagini normali. Vedete che si possono vedere due cluster, però c'è un po' di overlapping, no? Qui probabilmente un algoritmo di clustering, insomma, farebbe parecchia fatica a distinguere nettamente i due cluster, perché sono un po' sovrapposti. Sulla X sì, la varianza sulla scissa e sull'ordinata il massimo. Ok, questi qui in realtà sono i punti con cui facciamo il training della nostra SVM. Quindi il training dell'SVM, innanzitutto richiamiamo il modulo SVM e lo inizializziamo con un kernel. In realtà questo qui può essere tranquillamente lineare, credo che sia linear, possiamo. Cosa significa linear o poly? Significa semplicemente che nel caso di linear lui trova una retta o un piano, nel caso di poly inizia a usare funzioni più complesse che fanno delle curve, perché più con dei polinomi iniziamo ad avere delle funzioni che curvano. Okay. Una volta che abbiamo inizializzato il nostro classificatore, gli diamo in pasto la nostra matrice di feature e le label. Vedete la differenza rispetto a prima? Prima avevamo inizializzato il nostro k-means e poi gli dammo in pasto la nostra matrice di feature. Adesso ci aggiungiamo le labels, quindi gli diciamo, guarda, queste sono le feature, le devi usare così, cioè devi sapere che questa riga è blerrata, questa riga non è blerrata, così via, ok? Quindi fin qui ci siamo costruiti il nostro modello, ok? Adesso il nostro SVM sa come è fatto il nostro problema, potenzialmente sa distinguere tra un'immagine blerrata e non blerrata. Lo testiamo, quindi prendiamo delle altre immagini che sono quelle nella cartella test e rifacciamo fondamentalmente la stessa cosa, quindi ci inizializziamo una matrice di feature per quelle blerrate, ci inizializziamo una matrice di feature per quelle non blerrate. Ci ricalcoliamo le nostre feature esattamente come prima, ok? Quindi il procedimento è esattamente lo stesso, stiamo semplicemente cambiando quali immagini prendere. E poi lanciamo il comando predict. Vedete che adesso nel predict noi non gli diamo più le label. Prima ci serviva dargli le label perché dovevamo allenarlo, adesso gli diciamo, queste sono delle immagini descritte dai loro feature vector, classificamele tu, ok? Il risultato della prediction lo mettiamo dentro questa variabile. Ok. Adesso noi gli abbiamo dato una matrice di feature che ha le prime n che sono blerrate e le seconde n che sono non blerrate. Vedete che sono concatenate queste due matrici. Quindi prima tutte quelle blerrate e poi tutte quelle normali. Quindi ci aspettiamo che qui dentro ci siano delle label prima tutte 0 poi tutte 1. Ok? Vediamo se è vero, quindi facciamo partire questo script. Qui
aspettiamo che dica done, ok, perfetto. Vediamo la nostra variabile pred. Ed effettivamente, qualcosina l'ha sbagliata. Qualcosina l'ha sbagliata, perché dunque noi abbiamo da 0 a 29, quindi abbiamo 30 immagini, giusto? Quindi da 0 a 14 dovrebbero essere un'unica classe, invece quest'ultima ha avuto dei dubbi, giusto? L'ha classificata male. Da 15 a 29 dovremmo avere tutti zeri, invece questa e questa gli risultano blerrate. Beh, lì sarebbe da andare a vedere la cartella di appartenenza. Lì, infatti, adesso andiamo a vedere cosa... Quindi sarebbero la prima e la terza delle normali. Ma proprio blerrata non è. Questa un po' sì, perché magari... Perché magari... teatro che... Però a me sembra che abbia... comunque questa zona. Guarda quello sotto. Questo ha poca risoluzione e lui l'ha presa un po' come... Può essere semplicemente che la suddivisione che abbiamo fatto non gli sia bastata, può essere magari che dovremmo allenarlo con più immagini, ok? Perché ovviamente la dimensione del nostro training set conta molto, più la fate grande tendenzialmente meglio risponde l'algoritmo, fino a un certo punto, poi insorgono altri problemi. Nella primo visto ci sono parecchie immagini che hanno dei bordi perché sono motion blur, sì, magari c'è una... C'è da dire che sì, può essere, nel senso, adesso queste immagini le ho scelte io e le ho scelte anche cercando di non fare una roba super super divisa, netta, perché sennò è chiaro che le divide bene, no? Però anche qui insomma non è una precisione bassa, ne ha sbagliate 3 su 30, siamo al 90% di affidabilità, che per un sistema di machine learning ci sta, ok? Poi a seconda di... sanno la data che è molto bella definita. Ah, ok, sì. Vabbè, ce ne sono alcune comunque che... Cioè, guarda che le prende queste cose. Sì, no, quelle sicuramente le prende, certo. Certo. C'è quella del teatro che a me sembra strano che l'abbia, per esempio, classificata come l'abbia classificata bene. In realtà è estremamente stuccata. Comunque, se guardi il training, qua. Ok, sì. Questa qua la classificata sì. Giusta. Effettivamente sì, ma cioè, i sistemi di machine learning non vi danno le predizioni, è difficilissimo che si arrivi al 100%. Poi dipende soprattutto dalla qualità dei dati. Dipende dalla qualità dei dati, dipende dalla quantità dei dati. E dalla quantità, no? Chiaramente. Cioè più il dataset è fatto bene, migliori saranno le predizioni. Esatto, adesso questo dataset io l'ho fatto l'altro ieri prendendo un po' qua e là. Un progetto di machine learning può durare mesi per prendere un dataset che abbia un senso. Però vediamo comunque che, tutto sommato, di sicuro non ha fatto le cose a caso. Di sicuro ci ha messo una logica, ok? Cioè, tutta quella storia della divisione delle due classi, tendenzialmente, con qualche riserva, ha funzionato, ok? Poi possiamo provare a cambiare il tipo di kernel, quindi il tipo di funzione con cui lui suddivide lo spazio. Possiamo provare a mettere kernel poly, non mi ricordo mai, scusate, degree, ok. Possiamo provare a mettere un polinomio di grado 2, vediamo se migliora. Non è detto che migliori, cioè, non è detto che... Ha lasciato linear, sì. Ok, vediamo. No, è andata molto peggio, no? Era molto meglio il lineare. Perché? Perché non è detto che la funzione più complessa in realtà dia un risultato migliore.
magari è forzato a fare delle curve che in realtà prendono dentro dei dati che sarebbero stati separati meglio con una linea singola. Ok. Possiamo aumentare il numero di feature, quindi possiamo trovare delle altre feature che ci aiutino nella discriminazione, certo. Quindi se noi qui aggiungessimo un'altra dimensione, quindi avessimo tre dimensioni e questa dimensione divide molto bene le due classi, tanto di guadagnato, no? Quindi sì, sicuramente i passi per impostare bene un algoritmo di machine learning sono definire bene la quantità e la qualità del tuo dataset, quindi scegliere delle immagini appropriate per le due o più classi, scegliere un numero appropriato, qui abbiamo usato 30 immagini blurrate, 30 immagini normali, è un po' poco, ok? E poi soprattutto scegliere bene le feature, perché ovviamente sono quelle che poi descrivono all'algoritmo cosa deve distinguere ed è lì che si fa il grosso della preparazione. Poi l'algoritmo gira e sulla base di queste indicazioni si fa le sue valutazioni. Domande? Una domanda stupida. Vai. Perché sono passato dal scrap grigi, cioè non possiamo tranquillamente, cioè dal contrasto dell'immagine colorata che rilancio per un laser. Allora, il fatto è che quando tu carichi un'immagine su NumPy, lui te la divide automaticamente in tre livelli. Ti divide il livello R, il livello G e il Ah, livello e B. lo metto su un livello unico. Era per avere un calcolo unico, per non dover fare la stessa cosa sul livello R, sul livello G e Ah. sul livello B. Non so se Perché possa secondo avere. voi, cioè, implementare così sullo scala di grigio, cioè, Sì, ma allora sì, qui questa cosa di trasformare in scala di grigio l'abbiamo fatto perché effettivamente la nitidezza non è influenzata dal colore, quindi che tu stia vedendo l'immagine a colore in scala di grigi, la nitidezza è quella, ok? Il filtro funzionerebbe bene o male allo stesso modo. Però cosa dovresti fare? Se carichi l'immagine in Python e lui ti dà tre livelli, se non vuoi usare l'immagine in scala di grigi, devi calcolarti Laplace per R, per G e per B e poi magari fare una media, ok? Oppure tenere la varianza e il massimo sul canale R, la varianza e il massimo sul canale G e la varianza e il massimo sul canale B, ma non credo che cambi molto, perché alla fine non è che il blur è più su un colore e meno su un altro, ok? Cioè in questo caso l'informazione del colore è proprio irrilevante, diciamo, ok? Mi spiace che non siamo riusciti a rifarlo da zero, però insomma mi interessa più che il concetto sia passato, ok? Poi questa cosa qui, se volete, ve la potete rivedere con calma a casa se siete interessati a proseguire, a capire un po' bene tutti i passaggi. Ho commentato un po' tutte le righe, quindi non dovreste avere troppa difficoltà almeno a capire cosa fa ogni singolo pezzo di codice. Ok. Un'altra cosina che volevo farvi vedere sul primo esempio è che questa cosa qui di trovare i colori dominanti è molto utile per quantizzare un'immagine, cioè noi vogliamo avere la stessa immagine, però vogliamo descriverla con meno colori, è un po' l'effetto posterize di Photoshop, quindi usiamo tre colori per, diciamo, fare una versione ridotta della nostra immagine. Se non sbaglio, questa era una JPEG. Faccio vedere il risultato e poi ve lo commento.
ci mette un po' perché l'immagine è grandicella, ho selezionato 7 cluster, quindi sta facendo tutti i suoi calcoli. Il mio computer sta decollando. Esatto. Ok. Guardiamo l'immagine originale, che è questa, una foto, ok, dettagliata, più o meno a fuoco, okay, con tanti colori. E guardiamo il risultato finale. Vedete che è stilizzata, no? Abbiamo semplicemente usato meno colori per descrivere questa immagine. Come abbiamo fatto, secondo voi, questo processo qua? Esattamente. Cioè, noi sappiamo per ogni pixel qual è il suo centroide di riferimento e quindi qual è il colore del centroide. Quindi abbiamo sostituito al colore reale il colore del centroide. Ok? E il risultato finale è esattamente, ed è uno degli utilizzi del K-means applicati alle immagini. Adesso non so, probabilmente Photoshop adesso avrà algoritmi un po' più sofisticati, però come base di partenza è ottima, cioè il risultato effettivamente è quello che ti aspetti. È la fantomatica intelligenza artificiale che mettono sui telefoni. Esatto, sì, esattamente quello. Ok. Va bene, direi che gli esempi ve li ho fatti vedere tutti. Mi dispiace non essere riuscito a descriverveli bene tramite codice, però insomma, se volete, ovviamente adesso avete già sulla cartella tutti i file. Se avete dubbi, domande, eccetera, eccetera, se vi scrivete una mail, la mia mail è daniele@dot.it. daniele@dot.it. Anche i feedback sono ben accetti, critiche e nulla. Grazie.